Secondo libro delle Cronache, capitolo 1. Salomone, figlio di Davide, si affermò nel regno. Il Signore, suo Dio, era con lui e lo rese molto grande. Salomone mandò ordini a tutto Israele, ai comandanti di migliaia e di centinaia, ai magistrati, a tutti i principi di tutto Israele e ai capi di casato. Poi Salomone e tutta l'assemblea con lui si recarono all'altura di Gabaon, perché là si trovava la tenda del convegno di Dio, eretta da Mosè, servo del Signore, nel deserto. Ma Davide aveva fatto salire l'arca di Dio da Kiriat-Jearim nel luogo che aveva preparato per essa, perché egli aveva innalzato per essa una tenda a Gerusalemme. L'altare di bronzo, opera di Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, era là, davanti alla dimora del Signore. Salomone e l'assemblea vi andarono per consultare il Signore. Ivi Salomone salì all'altare di bronzo davanti al Signore, presso la tenda del convegno e vi offrì sopra 1000 olocausti. In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse, «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse a Dio, «Tu hai trattato Davide, mio padre, con grande amore e mi hai fatto regnare al suo posto. Ora, Signore Dio, si avveri la tua promessa fatta a Davide, mio padre, perché mi hai costituito re su un popolo numeroso come la polvere della terra. Ora concedimi saggezza e scienza, perché io possa guidare questo popolo, perché chi governerebbe mai questo tuo grande popolo?» Dio disse a Salomone, «Poiché questo ti sta a cuore e poiché non hai domandato né ricchezza né beni né gloria né la vita dei tuoi avversari e neppure una lunga vita, ma hai domandato per te saggezza e scienza per governare il mio popolo, su cui ti ho costituito re. Saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezza, beni e gloria, quali non ebbero mai i re prima di te e non avranno mai quelli dopo di te». Salomone poi dall'altura che si trovava a Gabaon tornò a Gerusalemme, lontano dalla tenda del convegno, e regnò su Israele. Salomone radunò carri e cavalli, aveva 1400 carri e 12.000 cavalli da sella, distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Il re fece sì che a Gerusalemme l'argento e l'oro abbondassero come le pietre, e rese il legname di cedro tanto comune quanto i sicomori che crescono nella Sefela. I cavalli di Salomone provenivano da Musri e da Cue, i mercanti del re li compravano in Cue. Essi facevano venire e importavano da Musri un carro per 600 sicli d'argento, un cavallo per 150. In tal modo ne importavano per fornirli a tutti i re degli Ittiti e ai re di Aram. Salomone decise di costruire una casa al nome del Signore e una reggia per sé. Secondo libro delle Cronache, capitolo 2. Salomone ingaggiò 70.000 uomini addetti a portare pesi, 80.000 scalpellini per lavorare sulle montagne e 3.600 sorveglianti. Salomone mandò a dire a Curam, re di Tiro, come hai fatto con mio padre Davide, al quale avevi spedito legno di cedro per la costruzione della sua dimora, farà anche con me. Ecco, ho deciso di costruire un tempio al nome del Signore, mio Dio, per consacrarlo a Lui, così che io possa bruciare incenso aromatico davanti a Lui, esporre sempre i pani dell'offerta e presentare olocausti mattina e sera, nei sabati, nei noviluni e nelle feste del Signore, nostro Dio. Per Israele questo è un obbligo perenne. Il tempio che io intendo costruire deve essere grande, perché il nostro Dio è più grande di tutti gli dèi. Ma chi avrà la capacità di costruirgli un tempio, quando i cieli e i cieli dei cieli non bastano per contenerlo? E chi sono io perché gli costruisca un tempio, anche solo per bruciare incenso alla sua presenza? Ora mandami un uomo esperto nel lavorare l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, filati di porpora, di cremisi e di violetto, e che sappia eseguire intagli di ogni genere,
egli lavorerà con gli altri artigiani che io ho in Giuda e a Gerusalemme, preparati da mio padre Davide. Mandami legno di cedro, di cipresso e di sandalo dal Libano. Io so, infatti, che i tuoi uomini sono abili nel tagliare gli alberi del Libano. Ora i miei uomini si uniranno ai tuoi. Per prepararmi legno in grande quantità, perché il tempio che intendo costruire deve essere grande e stupendo. Ecco, a quanti abbatteranno e taglieranno gli alberi io darò grano per vettovagliamento, ma ai tuoi uomini darò 20.000 cor di grano, 20.000 cor d'orzo, 20.000 bat di vino e 20.000 bat d'olio. Huram, re di Tiro, mandò per iscritto a Salomone questo messaggio: per l'amore che il Signore porta al suo popolo, ti ha costituito re su di esso. Quindi Huram diceva: sia benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha fatto il cielo e la terra, che ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e di intelligenza, il quale costruirà un tempio al Signore e una reggia per sé. Ora ti mando un uomo esperto, pieno di saggezza, Huram Abi, figlio di una donna della tribù di Dan e di un padre di Tiro. Egli sa lavorare l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, le pietre, il legno, i filati di porpora, di violetto, di bisso e di cremisi, sa eseguire ogni intaglio ed eseguire ogni opera d'arte che gli venga sottoposta. Egli lavorerà con i tuoi artigiani e con gli artigiani del mio signore Davide, tuo padre. Ora il mio signore mandi ai suoi uomini il grano, l'orzo, l'olio e il vino promessi. Noi taglieremo nel Libano il legname, quanto te ne occorrerà, e te lo porteremo per mare a Mor di Zattere fino a Giaffa, e tu lo farai salire a Gerusalemme. Salomone censì tutti i forestieri che erano nella terra di Israele, un nuovo censimento dopo quello effettuato da suo padre Davide. Ne furono trovati 153.600. Ne prese 70.000 come addetti a portare pesi, 80.000 come scalpellini per lavorare sulle montagne e 3.600 come sorveglianti per far lavorare quella gente. Secondo libro delle Cronache, capitolo 3. Salomone cominciò a costruire il tempio del Signore a Gerusalemme sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide, suo padre, nel luogo preparato da Davide sull'aia di Orna nel Gebuseo. Incominciò a costruire nel secondo mese dell'anno quarto del suo regno. Queste sono le misure delle fondamenta poste da Salomone per edificare il tempio di Dio: lunghezza, in cubiti dell'antica misura, 60 cubiti, larghezza 20 cubiti. Il vestibolo, che era di fronte nel senso della larghezza del tempio, era di 20 cubiti, la sua altezza era di 120 cubiti. Egli ricoprì l'interno d'oro puro. Ricoprì con legno di cipresso la sala maggiore e la rivestì d'oro fino, sopra vi scolpì palme e catenelle. Rivestì la sala con pietre preziose per ornamento. L'oro era oro di Parvaim. Rivestì d'oro la sala, cioè le travi, le soglie, le pareti e le porte, sulle pareti scolpì cherubini. Costruì il santo dei santi, lungo, nel senso della larghezza del tempio, 20 cubiti e largo 20 cubiti. Lo rivestì d'oro fino, impiegandone 600 talenti. Il peso dei chiodi era di 50 sicli d'oro, ma anche i piani di sopra rivestì d'oro. Nel santo dei santi eresse due cherubini, lavoro di scultura, e li rivestì d'oro. Le ali dei cherubini erano lunghe 20 cubiti. Un'ala del primo cherubino, lunga 5 cubiti, toccava la parete della sala, l'altra, lunga 5 cubiti, toccava l'ala del secondo cherubino. Un'ala del secondo cherubino, di 5 cubiti, toccava la parete della sala, l'altra, di 5 cubiti, toccava l'ala del primo cherubino. Queste ali dei cherubini, spiegate, misuravano 20 cubiti, essi erano raffigurati ritti,
voltati verso l'interno. Fece il velo di stoffa di violetto, di porpora, di cremisi e di bisso, sopra vi fece ricamare cherubini. Di fronte al tempio eresse due colonne, alte 35 cubiti, il capitello sulla cima di ciascuna era di 5 cubiti. Fece delle catenelle come nel sacrario e le pose sulla cima delle colonne. Fece anche 100 melagrane e le collocò in forma di catenelle. Eresse le colonne di fronte all'aula, una a destra e una a sinistra, quella a destra la chiamò Jachin e quella a sinistra Boaz. Secondo libro delle cronache, capitolo 4. Salomone fece l'altare di bronzo lungo 20 cubiti, largo 20 e alto 10. Fece il mare, un bacino di metallo fuso di 10 cubiti da un orlo all'altro, perfettamente rotondo, la sua altezza era di 5 cubiti e una corda di 30 cubiti lo poteva cingere intorno. C'erano sotto l'orlo, tatt' intorno, figure dalla sembianza di buoi, 10 per ogni cubito, che formavano un giro all'intorno. Le figure di buoi erano disposte in due file ed erano state colate insieme con il mare. Questo poggiava su 12 buoi, 3 guardavano verso settentrione, 3 verso occidente, 3 verso meridione e 3 verso oriente. Il mare poggiava su di essi e tutte le loro parti posteriori erano rivolte verso l'interno. Il suo spessore era di un palmo, il suo orlo, fatto come l'orlo di un calice, era a forma di giglio. La sua capacità era di 3000 bat. Fece poi 10 bacini per la purificazione, ponendone 5 a destra e 5 a sinistra, di essi si lavava quanto veniva usato per l'olocausto. Il mare serviva alle abluzioni dei sacerdoti. Fece 10 candelabri d'oro, secondo la forma prescritta, e li pose nell'aula, 5 a destra e 5 a sinistra. Fece 10 mense e le collocò nell'aula, 5 a destra e 5 a sinistra. Fece inoltre 10 vasi d'oro per l'aspersione. Fece il cortile dei sacerdoti, il gran cortile e le sue porte, i cui battenti rivestì di bronzo. Pose il mare dal lato destro, a oriente, rivolto verso meridione. Curam fece i recipienti, le palette e i vasi per l'aspersione. Terminò di fare il lavoro che aveva eseguito per il re Salomone quanto al tempio di Dio. Le due colonne, i globi dei capitelli che erano sopra le colonne, i due reticoli per coprire i due globi dei capitelli che erano sopra le colonne. Le 400 melagrane per i due reticoli, due file di melagrane per ciascun reticolo, per coprire i due globi dei capitelli che erano sulle colonne. I 10 carrelli e i 10 bacini sui carrelli. L'unico mare e i 12 buoi sotto di esso. I recipienti, le palette, i vasi per l'aspersione e tutti quegli utensili che Curamabì aveva fatto al re Salomone per il tempio del Signore. Tutto era di bronzo splendente. Il re li fece fondere nel circondario del Giordano, in suolo argilloso, fra Succot e Seredà. Salomone fece fare tutti quegli utensili in quantità molto grande, tanto che non si poteva calcolare il peso del bronzo. Salomone fece tutti gli utensili del tempio di Dio, l'altare d'oro, le mense su cui si ponevano i pani dell'offerta. I candelabri e le lampade d'oro purissimo, da accendersi, come era prescritto, di fronte al sacrario. I fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro, di quello più raffinato. I coltelli, i vasi per l'aspersione, i mortai e i braccieri d'oro purissimo, e, quanto alle porte del tempio, i battenti interni verso il Santo dei Santi e i battenti del tempio, cioè dell'aula, in oro. Secondo libro delle cronache, capitolo 5. Fu così terminato tutto il lavoro che Salomone aveva fatto per il tempio del Signore. Salomone fece portare le offerte consacrate da Davide, suo padre,
cioè l'argento, l'oro e tutti gli utensili, le depositò nei tesori del Tempio di Dio. Salomone allora convocò in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capitribù, i principi dei casati degli Israeliti, per far salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re tutti gli Israeliti nel settimo mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i Leviti sollevarono l'arca. E fecero salire l'arca, con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda, li facevano salire i sacerdoti Leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi, che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca, i cherubini, cioè, coprivano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dall'arca di fronte al sacrario, ma non si vedevano di fuori. Vi è rimasta fino ad oggi. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole che vi aveva posto Mosè sull'Oreb, dove il Signore concluse l'alleanza con gli Israeliti quando uscirono dall'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, tutti i sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza badare alle classi. Mentre tutti i Leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Jedutun e i loro figli e fratelli, vestiti di bisso, con cimbali, arpe e cetre stavano in piedi a oriente dell'altare e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe. Avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cimbali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Allora il tempio del Signore, si riempì di una nube. E i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio di Dio. Secondo libro delle Cronache, capitolo 6. Allora Salomone disse: Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ti ho costruito una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno. Il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele, mentre tutta l'assemblea di Israele stava in piedi. E disse: Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre. Da quando feci uscire il mio popolo dalla terra d'Egitto, io non ho scelto una città fra tutte le tribù di Israele per costruire una casa, perché vi dimorasse il mio nome, e non ho scelto nessuno perché fosse condottiero del mio popolo Israele. Ma ho scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome e ho scelto Davide perché governi il mio popolo Israele. Davide, mio padre, aveva deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio di Israele. Ma il Signore disse a Davide, mio padre, poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a deciderlo. Solo che non costruirai tu la casa, ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui costruirà una casa al mio nome. Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato, sono succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo sul trono di Israele, come aveva preannunciato il Signore, e ho costruito la casa al nome del Signore, Dio di Israele. Vi ho collocato l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore aveva concluso con gli Israeliti. Egli si pose poi davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stese le mani. Salomone, infatti, aveva eretto una tribuna di bronzo e l'aveva collocata in mezzo al grande cortile, era lunga 5 cubiti, larga 5 e alta 3.
Egli vi salì e si inginocchiò di fronte a tutta l'assemblea di Israele. Stese le mani verso il cielo. E disse, Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te in cielo e sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli avevi promesso, quanto avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con la tua mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio di Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso, dicendo, non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta camminando secondo la mia legge, come hai camminato tu davanti a me. Ora, Signore, Dio di Israele, si adempia la tua parola, che hai rivolto al tuo servo Davide. Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi giorno e notte verso questa casa, verso il luogo dove hai promesso di porre il tuo nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo, ascolta e perdona. Se uno pecca contro il suo prossimo e, perché gli è imposto un giuramento imprecatorio, viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio. Tu ascoltalo dal cielo, intervieni e far giustizia con i tuoi servi, condanna il malvagio, facendogli ricadere sul capo la sua condotta, e dichiara giusto l'innocente, rendendogli quanto merita la sua giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto di fronte al nemico perché ha peccato contro di te, ma si converte e loda il tuo nome, prega e supplica davanti a te in questo tempio. Tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare sul suolo che hai dato a loro e ai loro padri. Quando si chiuderà il cielo e non ci sarà pioggia perché hanno peccato contro di te, ma ti pregano in questo luogo, lodano il tuo nome e si convertono dal loro peccato perché tu li hai umiliati. Tu ascolta nel cielo, perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla terra che hai dato in eredità al tuo popolo. Quando nella terra ci sarà fame o peste, carbonchio o ruggine, invasione di locuste o di bruchi, quando il suo nemico lo assedierà nel territorio delle sue città o quando vi sarà piaga o infermità d'ogni genere. Ogni preghiera e ogni supplica di un solo individuo o di tutto il tuo popolo Israele, di chiunque abbia patito piaga e dolore estenda le mani verso questo tempio. Tu ascoltala dal cielo, luogo della tua dimora, perdona e darà ciascuno secondo la sua condotta, tu che conosci il suo cuore, poiché solo tu conosci il cuore degli uomini. Perché ti temano e camminino nelle tue vie tutti i giorni della loro vita sul suolo che hai dato ai nostri padri. Anche lo straniero, che non è del tuo popolo Israele, se viene da una terra lontana a causa del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio teso, se egli viene a pregare in questo tempio. Tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, e far tutto quello per cui ti avrà invocato lo straniero, perché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come il tuo popolo Israele e sappiano che il tuo nome è stato invocato su questo tempio che io ho costruito. Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i suoi nemici, seguendo la via sulla quale l'avrai mandato, e ti pregheranno rivolti verso questa città che tu hai scelto e verso il tempio che ho costruito al tuo nome. Ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia. Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi,
e tu, adirato contro di loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li deporteranno in una terra lontana o vicina. Se nella terra in cui saranno deportati, rientrando in se stessi, torneranno a te, supplicandoti nella terra della loro prigionia, dicendo: abbiamo peccato, siamo colpevoli, siamo stati malvagi. Se torneranno a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima nella terra della loro prigionia dove li avranno deportati, e supplicheranno rivolti verso la loro terra che tu hai dato ai loro padri, verso la città che tu hai scelto e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome. Tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. Ora, mio Dio, i tuoi occhi siano aperti e le tue orecchie attente alla preghiera innalzata in questo luogo. Ora sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano nella prosperità. Signore Dio, non respingere il volto del tuo consacrato, ricordati i favori fatti a Davide, tuo servo. Secondo libro delle Cronache, capitolo 7. Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio. I sacerdoti non potevano entrare nel tempio del Signore, perché la gloria del Signore lo riempiva. Tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e celebrarono il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Il re e tutto il popolo offrirono un sacrificio davanti al Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 giovenchi e 120.000 pecore, così il re e tutto il popolo dedicarono il tempio di Dio. I sacerdoti attendevano al servizio e così pure i leviti, con tutti gli strumenti musicali che il re Davide aveva fatto per celebrare il Signore, perché il suo amore è per sempre, quando salmodiava per mezzo loro. I sacerdoti suonavano le trombe di fronte ai leviti, mentre tutti gli israeliti stavano in piedi. Salomone consacrò il centro del cortile che era di fronte al tempio del Signore, infatti gli offrì gli olocausti e il grasso dei sacrifici di comunione, perché l'altare di bronzo, eretto da Salomone, non poteva contenere l'olocausto, l'offerta e i grassi. In quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni, tutto Israele, dall'ingresso di Camata al torrente di Egitto, un'assemblea grandissima, era con lui. Nel giorno 8° ci fu una riunione solenne, essendo durata la dedicazione dell'altare 7 giorni e 7 giorni anche la festa. Il 23 del 7° mese Salomone congedò il popolo, perché tornasse alle sue tende contento e con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a Davide, a Salomone e a Israele, suo popolo. Salomone terminò il tempio del Signore e la reggia, attuò quanto aveva deciso di fare nel tempio del Signore e nella propria reggia. Il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: ho ascoltato la tua preghiera, mi sono scelto questo luogo come casa ove sacrificare. Se chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, se comanderò alle cavallette di divorare la campagna e se invierò la peste in mezzo al mio popolo. Se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto, e si convertirà dalle sue vie malvagie, ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e risanerò la sua terra. Ora i miei occhi saranno aperti e i miei orecchi attenti alla preghiera fatta in questo luogo. Ora io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Quanto a te, se camminerai davanti a me come ha camminato Davide, tuo padre, facendo quanto ti ho comandato, e osserverai le mie leggi e le mie norme,
Io stabilirò il trono del tuo regno come ho promesso a Davide, tuo padre, dicendo, non ti sarà tolto un discendente che regni in Israele. Ma se voi devierete e abbandonerete le leggi e le norme che io vi ho proposto, se andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, vi sterminerò dalla terra che vi ho dato, ripudierò questo tempio che ho consacrato al mio nome, lo renderò la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio sarà una rovina, chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito e si domanderà, perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio? Si risponderà, perché hanno abbandonato il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, e si sono legati a dei stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per questo egli ha fatto venire su di loro tutta questa sciagura. Secondo libro delle Cronache, capitolo 8. Passati i 20 anni durante i quali aveva costruito il Tempio del Signore e la Reggia. Salomone ricostruì le città che Curam gli aveva dato e vi stabilì gli Israeliti. Salomone andò a Kamat di Soba e la occupò. Egli ricostruì Tadmor nel deserto e tutte le città dei magazzini che aveva costruito in Kamat. Riedificò Bet-Horon superiore e Bet-Horon inferiore, fortezze con mura, battenti e catenacci. Lo stesso fece con Baalat, con tutte le città dei magazzini che gli appartenevano e con tutte le città per i carri e per i cavalli e costruì a Gerusalemme, nel Libano e in tutto il territorio del suo dominio tutto ciò che gli piacque. Quanti rimanevano degli Ittiti, degli Amorrei, dei Periziti, degli Evei e dei Gebusei che non erano israeliti, e cioè i loro discendenti rimasti dopo di loro nella terra, coloro che gli israeliti non avevano distrutto, Salomone li arruolò per il lavoro coatto, come accade ancora oggi. Ma degli israeliti Salomone non fece schiavo nessuno per i suoi lavori, perché essi erano guerrieri, comandanti dei suoi scudieri, comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I comandanti dei prefetti del re Salomone erano 250 e dirigevano il popolo. Salomone trasferì la figlia del faraone dalla città di Davide alla casa che le aveva fatto costruire, perché pensava, non deve abitare una mia donna nella casa di Davide, re di Israele, perché è santo ogni luogo in cui è sostato l'arca del Signore. In quel tempo Salomone offrì olocausti al Signore sull'altare del Signore, che aveva fatto costruire di fronte al vestibolo. Secondo il rituale quotidiano offriva olocausti conformemente al comando di Mosè, nei sabati, nei noviluni e nelle tre feste dell'anno, cioè nella festa degli azimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. Secondo le disposizioni di Davide, suo padre, stabilì le classi dei sacerdoti per il loro servizio. Anche per i Leviti dispose che nel loro ufficio lodassero Dio e assistessero i sacerdoti ogni giorno, ma ai portieri nelle loro classi assegnò le singole porte, perché così aveva comandato Davide, uomo di Dio. Non si allontanarono in nulla dalle disposizioni del re Davide riguardo ai sacerdoti e ai Leviti, lo stesso avvenne riguardo ai tesori. Così fu realizzata tutta l'opera di Salomone, da quando si gettarono le fondamenta del Tempio del Signore fino al compimento definitivo del Tempio del Signore. Allora Salomone andò a Ezion-Geber e a Elat, sulla riva del mare, nel territorio di Edom. Curam per mezzo dei suoi marinai gli mandò alcune navi e uomini esperti del mare. Costoro, insieme con i marinai di Salomone, andarono a Ofir e di là presero 450 talenti d'oro e li portarono al re Salomone. Secondo libro delle Cronache, capitolo 9. La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d'oro in quantità e di pietre preziose.
si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva, non ci fu parola tanto nascosta a Salomone che egli non potesse spiegarle. La regina di Saba, quando vide la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, i cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza respiro. Quindi disse al re, «Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza. Io non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto, ebbene non mi era stata riferita neppure una metà della grandezza della tua sapienza. Tu superi la fama che ne ho udita. Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul suo trono come re per il Signore tuo Dio. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha posto su di loro come re per esercitare il diritto e la giustizia. Ella diede al re 120 talenti d'oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non ci furono mai tanti aromi come quelli che la regina di Saba diede al re Salomone. Inoltre gli uomini di Curam e quelli di Salomone, che portavano oro da Ofir, recarono legno di sandalo e pietre preziose. Con il legname di sandalo il re fece le scale per il tempio del Signore e per la reggia. Cetre e arpe per i cantori, strumenti simili non erano mai stati visti nella terra di Giuda. Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto lei desiderava e aveva domandato, oltre l'equivalente di quanto aveva portato al re. Quindi ella si mise in viaggio e tornò nel suo paese con i suoi servi. Il peso dell'oro che giungeva a Salomone ogni anno era di 666 talenti d'oro. Senza contare quanto ne proveniva dai mercanti e dai commercianti, tutti i re dell'Arabia e i governatori della regione portavano a Salomone oro e argento. Il re Salomone fece 200 scudi grandi d'oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 600 sicli d'oro battuto. E 300 scudi piccoli d'oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 300 sicli d'oro. Il re li collocò nel palazzo della foresta del Libano. Inoltre, il re fece un grande trono d'avorio, che rivestì d'oro puro. Il trono aveva 6 gradini e uno sgabello d'oro. Vi erano braccioli da una parte e dall'altra del sedile e 2 leoni che stavano a fianco dei braccioli. 12 leoni si ergevano di qua e di là, sui 6 gradini. Una cosa simile non si era mai fatta in nessun regno. Tutti i vasi per le bevande del re Salomone erano d'oro, tutti gli arredi del palazzo della foresta del Libano erano d'oro fino, nessuno era in argento, perché ai giorni di Salomone non valeva nulla. Difatti le navi del re andavano a Tarsis, guidate dai marinai di Curam, ogni 3 anni le navi di Tarsis arrivavano portando oro, argento, zanne d'elefante, scimmie e pavoni. Il re Salomone fu più grande, per ricchezza e sapienza, di tutti i re della terra. Tutti i re della terra cercavano il volto di Salomone, per ascoltare la sapienza che Dio aveva messo nel suo cuore. Ognuno gli portava, ogni anno, il proprio tributo, oggetti d'argento e oggetti d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli. Salomone aveva 4.000 stalle per i suoi cavalli e i suoi carri e 12.000 cavalli da sella, distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Egli dominava su tutti i re, dal fiume alla regione dei Filistei e al confine con l'Egitto. Il re fece sì che a Gerusalemme l'argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro tanto comune quanto i sicomori che crescono nella Sefela. Da Musri e da tutti i paesi si importavano cavalli per Salomone.
Le altre gesta di Salomone, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte negli atti del profeta Natan, nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iedo riguardo a Geroboamo, figlio di Nebat. Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele 40 anni. Salomone si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono nella città di Davide, suo padre, dal suo posto divenne re suo figlio Roboamo. Secondo libro delle cronache, capitolo 10. Roboamo andò a Sichem, perché tutti gli israeliti erano convenuti a Sichem per proclamarlo re. Quando lo seppe, Geroboamo, figlio di Nebat, che era in Egitto, dove era fuggito per paura del re Salomone, tornò dall'Egitto. Lo mandarono a chiamare e Geroboamo venne con tutto Israele e parlarono a Roboamo dicendo: «Tuo padre ha reso duro il nostro giogo, ora tu alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il giogo pesante che egli ci ha imposto, e noi ti serviremo». Rispose loro: «Tornate da me fra 3 giorni». Il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di Salomone, suo padre, durante la sua vita, domandando: «Che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo?» Gli dissero: «Se oggi ti mostrerai benevolo verso questo popolo, se l'accontenterai e se dirai loro parole buone, essi ti saranno servi per sempre». Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio. Domandò loro: «Voi che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo, che mi ha chiesto di alleggerire il giogo imposto loro da mio padre?» I giovani che erano cresciuti con lui gli dissero: «Per rispondere al popolo che si è rivolto a te dicendo: "Tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, tu alleggeriscilo", dir loro così: "Il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora, mio padre vi caricò di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo, mio padre vi castigò con fruste, io con flagelli". Geroboamo e tutto il popolo si presentarono a Roboamo il terzo giorno, come il re aveva ordinato dicendo: «Tornate da me il terzo giorno». Il re rispose loro duramente. Il re Roboamo respinse il consiglio degli anziani. Egli disse loro: «Secondo il consiglio dei giovani, mio padre ha reso pesante il vostro giogo, io lo renderò ancora più grave, mio padre vi castigò con fruste, io con flagelli». Il re non ascoltò il popolo, poiché era disposizione divina che il Signore attuasse la parola che aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebat, per mezzo di Achia di Silo. Tutto Israele, visto che il re non li ascoltava, diede al re questa risposta: «Che parte abbiamo con Davide? Noi non abbiamo eredità con il figlio di Esse. Ognuno alle proprie tende, Israele. Ora pensa alla tua casa, Davide». Tutto Israele se ne andò alle sue tende. Sugli israeliti che abitavano nelle città di Giuda regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò Adoram, che era sovrintendente al lavoro coatto, ma gli israeliti lo lapidarono ed egli morì. Allora il re Roboamo salì in fretta sul carro per fuggire a Gerusalemme. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Secondo libro delle cronache, capitolo 11. Roboamo, giunto a Gerusalemme, convocò la casa di Giuda e di Beniamino, 180.000 guerrieri scelti, per combattere contro Israele e per restituire il regno a Roboamo. La parola del Signore fu rivolta a Semaia, uomo di Dio: «Riferisci a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, e a tutti gli israeliti che sono in Giuda e in Beniamino. Così dice il Signore: non salite a combattere contro i vostri fratelli, ognuno torni a casa, perché questo fatto è di peso da me.
ascoltarono le parole del Signore e tornarono indietro, senza marciare contro Geroboamo. Roboamo abitò a Gerusalemme. Egli trasformò in fortezze alcune città di Giuda. Ricostruì Betlemme, Etam, Tecoa, Bet-Sur, Soco, Adullam, Gat, Maresa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeka, Sorea, Ayalon ed Hebron. Queste fortezze erano in Giuda e in Beniamino. Egli munì queste fortezze, vi mise sovrintendenti e vi stabilì depositi di cibari, di olio e di vino. In ogni città depositò scudi e freelance, rendendole fortissime. Appartennero dunque a lui Giuda e Beniamino. I sacerdoti e i leviti, che erano in tutto Israele, si radunarono da tutto il loro territorio presso di lui. Infatti i leviti lasciarono i pascoli e le proprietà, e andarono in Giuda e a Gerusalemme, perché Geroboamo e i suoi figli li avevano esclusi dall'esercitare il sacerdozio del Signore. Geroboamo aveva stabilito suoi sacerdoti per le alture, per i satiri e per i vitelli che aveva eretto. Al seguito dei leviti, da tutte le tribù di Israele quanti avevano determinato in cuor loro di ricercare il Signore, Dio di Israele, andarono a Gerusalemme per sacrificare al Signore, Dio dei loro padri. Così rafforzarono il regno di Giuda e sostennero Roboamo, figlio di Salomone, per 3 anni, perché per 3 anni egli seguì la via di Davide e di Salomone. Roboamo si prese in moglie Macalat, figlia di Jerimot, figlio di Davide, e di Abiail, figlia di Eliab, figlio di Jesse. Essa gli partorì i figli Jeus, Semaria e Zam. Dopo di lei prese Maca, figlia di Assalonne, che gli partorì Abia, Attai, Zizza e Selomit. Roboamo amò Maca, figlia di Assalonne, più di tutte le altre mogli e concubine, egli prese 18 mogli e 60 concubine e generò 28 figli e 60 figlie. Roboamo costituì Abia, figlio di Maca, capo, ossia principe tra i suoi fratelli, perché pensava di farlo re. Con accortezza egli sparse in tutte le contrade di Giuda e di Beniamino, in tutte le città fortificate, alcuni suoi figli. Diede loro viveri in abbondanza e li provvide di molte mogli. Secondo libro delle Cronache, capitolo 12. Quando il regno fu consolidato ed egli si sentì forte, Roboamo abbandonò la legge del Signore e tutto Israele lo seguì. Nell'anno quinto del re Roboamo, il re d'Egitto, Sisac, salì contro Gerusalemme, perché i suoi abitanti si erano ribellati al Signore. Egli aveva 1200 carri, 60.000 cavalli. Coloro che erano venuti con lui dall'Egitto non si contavano, Libi, Succhei ed Etiopi. Egli prese le fortezze di Giuda e giunse fino a Gerusalemme. Il profeta Semaia si presentò a Roboamo e ai comandanti di Giuda, che si erano raccolti a Gerusalemme per paura di Sisac, e disse loro, «Dice il Signore, voi avete abbandonato me, e io ho abbandonato voi nelle mani di Sisac». Allora i capi di Israele e il re si umiliarono e dissero, «Giusto è il Signore». Quando il Signore vide che si erano umiliati, la parola del Signore fu rivolta a Semaia, «Si sono umiliati e io non li distruggerò. Anzi concederò loro la liberazione fra poco, la mia ira non si riverserà su Gerusalemme per mezzo di Sisac. Tuttavia essi diventeranno suoi servi, così sapranno che cosa sia servire me e servire i regni del mondo». Sisac, re d'Egitto, salì a Gerusalemme e prese i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia, portò via tutto, prese anche gli scudi d'oro fatti da Salomone. Il re Roboamo li sostituì con scudi di bronzo, che affidò ai comandanti delle guardie addette alle porte della reggia. Ogni volta che il re andava nel Tempio del Signore, le guardie li prendevano, poi li riportavano nella sala delle guardie. Poiché Roboamo si era umiliato,
L'ira del Signore si ritirò da lui e non lo distrusse del tutto. Anzi, in Giuda ci furono avvenimenti felici. Il re Roboamo si consolidò a Gerusalemme e regnò. Quando divenne re, Roboamo aveva 41 anni e regnò 17 anni a Gerusalemme, città scelta dal Signore fra tutte le tribù di Israele per collocarvi il suo nome. Sua madre, Ammonita, si chiamava Naama. Egli fece il male, perché non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore. Le gesta di Roboamo, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte negli atti del profeta Semaia e del veggente Iddo, secondo le genealogie? Ci furono guerre continue fra Roboamo e Geroboamo. Roboamo si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto divenne re suo figlio Abia. Secondo libro delle Cronache, capitolo 13. Nell'anno 18° del re Geroboamo, Abia divenne re su Giuda. Regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre, di Gabaa, si chiamava Maaca, figlia di Uriel. Ci fu guerra fra Abia e Geroboamo. Abia attaccò battaglia con un esercito di valorosi, 400.000 uomini scelti. Geroboamo si schierò in battaglia contro di lui con 800.000 uomini scelti, soldati valorosi. Abia si pose sul monte Semaraim, che è sulle montagne di Efraim, e gridò: «Ascoltatemi, Geroboamo e tutto Israele! Non sapete forse che il Signore, Dio di Israele, ha concesso il regno a Davide su Israele per sempre, a lui e ai suoi figli, con un'alleanza inviolabile? Geroboamo, figlio di Nebat, ministro di Salomone, figlio di Davide, è insorto e si è ribellato contro il suo padrone. Presso di lui si sono radunati uomini sfaccendati e perversi, essi si fecero forti contro Roboamo, figlio di Salomone. Roboamo era giovane, timido di carattere, non fu abbastanza forte di fronte a loro. Ora voi pensate di imporvi sul regno del Signore, che è nelle mani dei figli di Davide, perché siete una grande moltitudine e con voi sono i vitelli d'oro, che Geroboamo vi ha fatti come divinità. Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, e i Leviti, e non vi siete costituiti dei sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si è presentato con un giovenco di armento e con 7 arieti a farsi consacrare, è divenuto sacerdote di chi non è Dio. Quanto a noi, il Signore è nostro Dio, non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti, che prestano servizio al Signore, sono discendenti di Aronne e i Leviti sono gli addetti alle funzioni. Essi offrono al Signore olocausti ogni mattina e ogni sera, l'incenso aromatico, i pani dell'offerta su una tavola pura, dispongono i candelabri d'oro con le lampade da accendersi ogni sera, perché noi osserviamo i comandi del Signore nostro Dio, mentre voi lo avete abbandonato. Ecco, alla nostra testa, con noi, c'è Dio, i suoi sacerdoti e le trombe lanciano il grido di guerra contro di voi. Israeliti, non combattete contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo. Geroboamo li aggirò con un agguato per assalirli alle spalle. Le truppe stavano di fronte a Giuda, mentre coloro che erano in agguato si trovavano alle spalle. Quelli di Giuda si volsero. Avendo da combattere di fronte e alle spalle, gridarono al Signore e i sacerdoti suonarono le trombe. Tutti quelli di Giuda alzarono il grido di guerra. Mentre quelli di Giuda lanciavano il grido, Dio colpì Geroboamo e tutto Israele di fronte ad Abia e a Giuda. Gli israeliti fuggirono di fronte a Giuda, Dio li aveva messi nelle loro mani. Abia e la sua truppa inflissero loro una grave sconfitta, fra gli israeliti caddero morti 500.000 uomini scelti. In quel tempo furono umiliati gli israeliti, mentre si rafforzarono quelli di Giuda, perché avevano confidato nel Signore,
Dio dei loro padri. Abia inseguì Geroboamo e gli prese le seguenti città: Betel con le sue dipendenze, Iesanà con le sue dipendenze ed Efron con le sue dipendenze. Durante la vita di Abia, Geroboamo non ebbe più forza alcuna, il Signore lo colpì ed egli morì. Abia, invece, si rafforzò, egli prese 14 mogli e generò 22 figli e 16 figlie. Le altre gesta di Abia, le sue azioni e le sue parole sono descritte nella memoria del profeta Iddo. Abia si addormentò con i suoi padri, lo seppellirono nella città di Davide e al suo posto divenne re suo figlio Asa. Ai suoi tempi la terra rimase tranquilla per 10 anni. Secondo libro delle Cronache, capitolo 14. Asa fece ciò che è bene e retto agli occhi del Signore, suo Dio. Rimosse gli altari degli stranieri e le alture, spezzò le stele ed eliminò i pali sacri. Egli ordinò a Giuda di ricercare il Signore, Dio dei loro padri, e di eseguirne la legge e i comandi. Da tutte le città di Giuda rimosse le alture e gli altari per l'incenso. Il regno fu tranquillo sotto di lui. In Giuda ricostruì le fortezze, poiché il territorio era tranquillo e in quegli anni non si trovava in guerra, il Signore gli aveva concesso tregua. Egli disse a Giuda: ricostruiamo quelle città, circondandole di mura e di torri con porte e sbarre, mentre il territorio è ancora in nostro potere perché abbiamo ricercato il Signore, nostro Dio, noi l'abbiamo ricercato ed egli ci ha concesso tregua alle frontiere. Ricostruirono e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda, con grandi scudi e freelance, e di 280.000 beniaminiti, con piccoli scudi e archi. Tutti costoro erano valorosi soldati. Contro di loro marciò Zerach, l'etiope, con 1 milione di soldati e con 300 carri, egli giunse fino a Maresà. Asa gli andò incontro, si schierarono a battaglia nella valle di Sefatà, presso Maresà. Asa domandò al Signore, suo Dio: Signore, nessuno come te può soccorrere nella lotta fra il potente e chi è senza forza. Soccorrici, Signore nostro Dio, perché noi confidiamo in te e nel tuo nome marciamo contro questa moltitudine. Signore, tu sei nostro Dio, un uomo non prevalga su di te. Il Signore sconfisse gli etiopi di fronte ad Asa e di fronte a Giuda. Gli etiopi si diedero alla fuga. Asa e quanti erano con lui li inseguirono fino a Gerar. Degli etiopi ne caddero tanti che non ne restò uno vivo, perché fatti a pezzi di fronte al Signore e al suo esercito. Riportarono un grande bottino. Conquistarono anche tutte le città intorno a Gerar, poiché il terrore del Signore si era diffuso in esse, saccheggiarono tutte le città, nelle quali c'era grande bottino. Si abbatterono anche sulle tende del bestiame, facendo razzie di pecore e di cammelli in grande quantità, quindi tornarono a Gerusalemme. Secondo libro delle Cronache, capitolo 15. Lo Spirito di Dio investì Azaria, figlio di Oded. Costui, uscito incontro ad Asa, gli disse: Asa e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi. Il Signore sarà con voi, se voi sarete con Lui, se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele non ebbe vero Dio, né un sacerdote che insegnasse, né una legge. Ma, nella miseria, egli fece ritorno al Signore, Dio di Israele, lo cercarono ed egli si lasciò trovare da loro. In quei tempi non c'era pace per chi andava e veniva, perché fra gli abitanti dei vari paesi c'erano grandi terrori. Una nazione cozzava contro l'altra, una città contro l'altra, perché Dio li affliggeva con tribolazioni di ogni genere. Ma voi siate forti e le vostre mani non crollino,
perché c'è una ricompensa per le vostre azioni. Quando Assa ebbe udito queste parole e la profezia, riprese animo. Eliminò gli idoli da tutto il territorio di Giuda e di Beniamino e dalle città che egli aveva conquistato sulle montagne di Efraim, rinnovò l'altare del Signore, che si trovava di fronte al vestibolo del Signore. Radunò tutti gli abitanti di Giuda e di Beniamino e quanti, provenienti da Efraim, da Manasse e da Simeone, abitavano in mezzo a loro come forestieri, difatti da Israele erano venuti da lui in grande numero, avendo constatato che il Signore, suo Dio, era con lui. Si radunarono a Gerusalemme nel terzo mese dell'anno quindicesimo del regno di Assa. In quel giorno sacrificarono al Signore parte della preda che avevano riportato, 700 giovenchi e 7000 pecore. Si obbligarono con un'alleanza a ricercare il Signore, Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Per chiunque, grande o piccolo, uomo o donna, non avesse ricercato il Signore, Dio di Israele, c'era la morte. Giurarono al Signore a voce alta e con acclamazioni, fra suoni di trombe e di corni. Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il loro cuore e avevano cercato il Signore con tutto il loro impegno, e questi si era lasciato trovare da loro e aveva concesso tregua alle frontiere. Egli privò anche Maaca, madre del re Assa, del titolo di regina madre, perché la aveva eretto ad Asera un'immagine infame. Assa demolì l'immagine infame, la fece a pezzi e la bruciò nella valle del torrente Cedron. Ma non scomparvero le alture da Israele, anche se il cuore di Assa si mantenne integro per tutta la sua vita. Fece portare nel tempio di Dio le offerte consacrate da suo padre e quelle consacrate da lui stesso, consistenti in argento, oro e utensili. Non ci fu guerra fino all'anno 35esimo del regno di Assa. Secondo libro delle cronache, capitolo 16. Nell'anno 36esimo del regno di Assa, il re di Israele Baasa salì contro Giuda. Egli fortificò Rama per impedire il transito ad Assa, re di Giuda. Assa estrasse dai tesori del tempio del Signore e della reggia argento e oro e li mandò a Ben-Hadad, re di Aram residente a Damasco, con questa proposta. Ci sia un'alleanza tra me e te, come tra mio padre e tuo padre. Ecco, ti mando argento e oro. Su, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, in modo che egli si ritiri da me. Ben-Hadad ascoltò il re Assa, mandò contro le città di Israele i comandanti del suo esercito, che colpirono Ijon, Dan, Abel-Maim e tutte le città di approvvigionamento di Neftali. Quando lo seppe, Baasa smise di fortificare Rama e desistette dalla sua impresa. Il re Assa convocò tutti quelli di Giuda, che andarono a prendere le pietre e il legname con cui Baasa stava fortificando Rama, e con essi fortificò Geba e Mispa. In quel tempo il veggente Anani si presentò ad Assa, re di Giuda, e gli disse, «Poiché ti sei appoggiato al re di Aram e non al Signore, tuo Dio, l'esercito del re di Aram ti è sfuggito di mano. Etiopi e Libi non costituivano forse un grande esercito, con numerosissimi carri e cavalli. Quando ti appoggiasti al Signore, egli non li consegnò forse in mano tua. Difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra, per mostrare la sua potenza a favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto, per questo d'ora in poi avrai solo guerre». Assa si sdegnò contro il veggente e lo mise in prigione, adirato con lui per tali parole. In quel tempo Assa oppresse anche parte del popolo. Ecco, le gesta di Assa, dalle prime alle ultime, sono descritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Nell'anno 39esimo del suo regno, Assa si ammalò gravemente ai piedi. Neppure nell'infermità egli ricercò il Signore, ricorrendo solo ai medici.
Asa si addormentò con i suoi padri, morì nell'anno 41 del suo regno. Lo seppellirono nel sepolcro che egli si era scavato nella città di Davide. Lo stesero su un letto pieno di aromi e profumi, composti con arte di profumeria, ne bruciarono per lui una quantità immensa. Secondo libro delle Cronache, capitolo 17. Al suo posto divenne re suo figlio Giosafat, che si fortificò contro Israele. Egli mise guarnigioni militari in tutte le fortezze di Giuda, nominò governatori per il territorio di Giuda e per le città di Efraim occupate dal padre Asa. Il Signore fu con Giosafat, perché egli camminò sulle vie seguite prima da suo padre e non ricercò i Baal. Ma piuttosto ricercò il Dio di suo padre e ne seguì i comandi, senza imitare Israele. Il Signore consolidò il regno nelle mani di Giosafat e tutto Giuda gli portava offerte. Egli ebbe ricchezze e gloria in quantità. Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore, eliminò anche le alture e i pali sacri da Giuda. Nell'anno terzo del suo regno mandò i suoi ufficiali Ben-Kail, Abdia, Zaccaria, Netanel e Michea a insegnare nelle città di Giuda. Con essi c'erano i leviti Semaia, Natania, Zebadia, Asael, Semiramot, Jonata, Adonia e Tobia e i sacerdoti Elisama e Ioram. Insegnarono in Giuda, avevano con sé il libro della legge del Signore e percorsero tutte le città di Giuda, istruendo il popolo. Il terrore del Signore si diffuse per tutti i regni che circondavano Giuda e così essi non fecero guerra a Giosafat. Da parte dei Filistei si portavano a Giosafat tributi e argento in dono, ma anche gli arabi gli portavano bestiame minuto, 7.700 arieti e 7.700 capri. Giosafat cresceva sempre più in potenza. Egli costruì in Giuda castelli e città di approvvigionamento. Disponeva di molta manodopera nelle città di Giuda. A Gerusalemme risiedevano i suoi guerrieri, soldati valorosi. Ecco il loro censimento secondo i casati. Per Giuda, erano comandanti di migliaia Anna il comandante, e con lui 300.000 soldati valorosi. Alle sue dipendenze c'era il comandante Giovanni e con lui 280.000 soldati. Alle sue dipendenze c'era Amasia, figlio di Zicri, votato al Signore, e con lui 200.000 soldati valorosi. Per Beniamino, Eliada, soldato valoroso, e con lui 200.000 armati di arco e di scudo. Alle sue dipendenze c'era Josabad e con lui 180.000 armati per la guerra. Tutti costoro erano al servizio del re, oltre quelli che il re aveva stabiliti nelle fortezze in tutto Giuda. Secondo libro delle Cronache, capitolo 18. Giosafat, che aveva ricchezza e gloria in abbondanza, si imparentò con Acab. Dopo alcuni anni scese da Acab a Samaria, Acab uccise per lui e per la gente del suo seguito pecore e buoi in quantità e lo persuase ad attaccare con lui Ramot di Galad. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda, verresti con me contro Ramot di Galad? Gli rispose, conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sarò con te in battaglia. Giosafat disse al re di Israele, consulta, per favore, oggi stesso la parola del Signore. Il re di Israele radunò i profeti, 400 persone, e domandò loro, dobbiamo andare contro Ramot di Galad o devo rinunciare? Risposero, attacca, Dio la metterà in mano al re. Giosafat disse, non c'è qui ancora un profeta del Signore da consultare? Il re di Israele rispose a Giosafat, c'è ancora un uomo, per consultare tramite lui il Signore, ma io lo detesto perché non mi profetizza il bene, ma sempre il male, è Michea, figlio di Imla. Giosafat disse, il re non parli così.
Il re di Israele, chiamato un cortigiano, gli ordinò: convoca subito Michea, figlio di Imla. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ognuno sul suo trono, vestiti dei loro mantelli, nello spiazzo all'ingresso della porta di Samaria, tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedecia, figlio di Chenana, che si era fatto corna di ferro, affermava: così dice il Signore, con queste cozzerai contro gli aramei sino a finirli. Tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo: assali Ramot di Galad, avrai successo. Il Signore la metterà in mano al re. Il messaggero, che era andato a chiamare Michea, gli disse: ecco, le parole dei profeti concordano sul successo del re, ora la tua parola sia come quella degli altri, preannuncia il successo. Michea rispose: per la vita del Signore, annuncerò quanto il mio Dio mi dirà. Si presentò al re, che gli domandò: Michea, dobbiamo andare in guerra contro Ramot di Galad o rinunciare? Gli rispose: attaccatela, avrete successo, i suoi abitanti saranno messi nelle vostre mani. Il re gli disse: quante volte ti devo scongiurare di non dirmi altro se non la verità nel nome del Signore? Egli disse: vedo tutti gli israeliti vagare sui monti come pecore che non hanno pastore. Il Signore dice: questi non hanno padrone, ognuno torni a casa sua in pace. Il re di Israele disse a Giosafat: non te l'avevo detto che costui non mi profetizza il bene, ma solo il male? Michea disse: perciò, ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono, tutto l'esercito del cielo stava alla sua destra e alla sua sinistra. Il Signore domandò: chi ingannerà Acab, re di Israele, perché salga contro Ramot di Galad e vi perisca? Chi rispose in un modo e chi in un altro? Si fece avanti uno spirito che, presentatosi al Signore, disse: lo ingannerò io. Come? Gli domandò il Signore. Rispose: andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti. Gli disse: lo ingannerai e certo riuscirai, va e far così. Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo parla di sciagura. Allora Sedecia, figlio di Chenana, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia dicendo: per quale via lo spirito del Signore è passato da me per parlare a te? Michea rispose: ecco, lo vedrai nel giorno in cui passerai di stanza in stanza per nasconderti. Il re di Israele disse: prendete Michea e conducetelo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re. Direte loro: così dice il re, mettete costui in prigione e nutritelo con il minimo di pane e di acqua finché tornerò in pace. Michea disse: se davvero tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mezzo mio. E aggiunse: popoli tutti, ascoltate. Il re di Israele marciò, insieme con Giosafat, re di Giuda, contro Ramot di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat: io per combattere mi travestirò. Tu resta con i tuoi abiti. Il re di Israele si travestì ed entrarono in battaglia. Il re di Aram aveva ordinato ai comandanti dei suoi carri: non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma unicamente contro il re di Israele. Appena videro Giosafat, i comandanti dei carri dissero: quello è il re di Israele. Lo circondarono per combattere. Giosafat lanciò un grido e il Signore gli venne in aiuto e Dio li allontanò dalla sua persona. I comandanti dei carri si accorsero che non era il re di Israele e si allontanarono da lui. Ma un uomo tese a caso l'arco e colpì il re di Israele fra le maglie dell'armatura e la corazza. Il re disse al suo cocchiere: gira, portami fuori dalla mischia, perché sono ferito. La battaglia infuriò in quel giorno,
Il re di Israele stette sul carro di fronte agli aramei sino alla sera e morì al tramonto del sole. Secondo libro delle Cronache, capitolo 19. Josafat, re di Giuda, tornò in pace a casa a Gerusalemme. Il veggente Jehu, figlio di Anani, gli andò incontro e disse a Josafat: «Si aiuta forse un malvagio? E tu ami coloro che odiano il Signore? Per questo lo sdegno del Signore è contro di te. Tuttavia in te si sono trovate cose buone, perché hai bruciato i pali sacri nel territorio e hai rivolto il tuo cuore a cercare Dio». Josafat rimase a Gerusalemme, poi si recò di nuovo fra il suo popolo, da Bezzabea alle montagne di Efraim, riportandolo al Signore, Dio dei loro padri. Egli stabilì giudici nel territorio, in tutte le fortezze di Giuda, città per città. Ai giudici egli raccomandò: «Guardate a quello che fate, perché non giudicate per gli uomini, ma per il Signore, il quale sarà con voi quando pronuncerete la sentenza. Ora il terrore del Signore sia con voi, nell'agire badate che nel Signore, nostro Dio, non c'è nessuna iniquità, egli non ha preferenze personali né accetta doni». Anche a Gerusalemme Josafat costituì alcuni leviti, sacerdoti e capifamiglia di Israele, per il giudizio del Signore e le liti degli abitanti di Gerusalemme. Egli comandò loro: «Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore integro. Su ogni causa che vi verrà presentata da parte dei vostri fratelli che abitano nelle loro città, si tratti di omicidio o di una questione che riguarda una legge o un comandamento o statuti o decreti, istruiteli, in modo che non si mettano in condizione di colpa davanti al Signore e il suo sdegno non si riversi su di voi e sui vostri fratelli. Agite così e non diventerete colpevoli. Ecco, Amaria, sommo sacerdote, sarà vostro capo in tutte le cose del Signore, mentre Zebadia, figlio di Ismaele, capo della casa di Giuda, in tutte le cose del re, in qualità di scribi sono a vostra disposizione i leviti. Coraggio, mettetevi al lavoro. E il Signore sia con chi è buono». Secondo libro delle Cronache, capitolo 20. In seguito i Moabiti e gli Ammoniti, aiutati dai Meuniti, mossero guerra a Josafat. Fu annunciato a Josafat: «Una grande moltitudine è venuta contro di te da oltre il mare, da Edom. Ecco, sono a Casezon Tamar, cioè a Engadi». Nella paura, Josafat si decise a cercare il Signore e indisse un digiuno per tutto Giuda. Quelli di Giuda si radunarono per chiedere aiuto al Signore, vennero da tutte le città di Giuda per chiedere aiuto al Signore. Josafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nel Tempio del Signore, di fronte al nuovo cortile, disse: «Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse tu il Dio che è in cielo? Tu domini su tutti i regni delle nazioni. Nelle tue mani sono la forza e la potenza, nessuno può opporsi a te. Non hai scacciato tu, nostro Dio, gli abitanti di questa terra di fronte al tuo popolo Israele e non l'hai data per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi l'hanno abitata e vi hanno costruito un santuario al tuo nome dicendo: se ci piomberà addosso una sciagura, una spada punitrice, una peste o una carestia, noi ci presenteremo al tuo cospetto in questo tempio, poiché il tuo nome è in questo tempio, e grideremo a te dalla nostra sciagura e tu ci ascolterai e ci aiuterai. Ora, ecco gli Ammoniti, i Moabiti e quelli della montagna di Seir, nelle cui terre non hai permesso agli Israeliti di entrare, quando venivano dalla terra d'Egitto, e perciò si sono tenuti lontani da quelli e non li hanno distrutti. Ecco, ora ci ricompensano venendoci a scacciare dall'eredità che tu hai acquistato per noi. Dio nostro, non vorrai renderci giustizia nei loro riguardi,
poiché noi non abbiamo la forza di opporci a una moltitudine così grande piombataci addosso? Non sappiamo che cosa fare, perciò i nostri occhi sono rivolti a te. Tutti gli abitanti di Giuda stavano in piedi davanti al Signore, con i loro bambini, le loro mogli e i loro figli. Allora lo Spirito del Signore, in mezzo all'assemblea, fu su Jaaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Eiel, figlio di Mattania, levita dei figli di Asaf. Egli disse: porgete l'orecchio, voi tutti di Giuda, abitanti di Gerusalemme, e tu, re Giosafat. Vi dice il Signore: non temete e non spaventatevi davanti a questa moltitudine immensa, perché la guerra non riguarda voi, ma Dio. Domani, scendete contro di loro, ecco, saliranno per la salita di Sis. Voi li sorprenderete al termine della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Non toccherà a voi combattere in tale momento, fermatevi bene ordinati e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi, o Giuda e Gerusalemme. Non temete e non abbattetevi. Domani uscite loro incontro, il Signore sarà con voi. Giosafat si inginocchiò con la faccia a terra, tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme caddero davanti al Signore, per prostrarsi davanti a Lui. I Leviti, tra i figli dei Chiatiti e i figli dei Coriti, si alzarono a lodare il Signore, Dio di Israele, a piena voce. La mattina dopo si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecoa. Mentre si muovevano, Giosafat si fermò e disse: ascoltatemi, Giuda e abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore, vostro Dio, e sarete saldi, credete nei Suoi profeti e riuscirete. Quindi, consigliatosi con il popolo, mise i cantori del Signore e i salmisti, vestiti con paramenti sacri, schierati davanti agli uomini in armi, perché lodassero il Signore dicendo: rendete grazie al Signore, perché il suo amore è per sempre. Appena cominciarono i loro canti di esultanza e di lode, il Signore tese un agguato contro gli Ammoniti, i Moabiti e quelli della montagna di Seir, venuti contro Giuda, e furono sconfitti. Gli Ammoniti e i Moabiti insorsero contro gli abitanti della montagna di Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero finito con gli abitanti della montagna di Seir, contribuirono a distruggersi a vicenda. Quando quelli di Giuda raggiunsero la collina da dove si vedeva il deserto, si voltarono verso la moltitudine, ed ecco, non c'erano che cadaveri gettati per terra, senza alcun superstite. Giosafat e la sua gente andarono a raccogliere la loro preda. Vi trovarono in abbondanza bestiame, ricchezze, vesti e oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare. Passarono 3 giorni a raccogliere il bottino, perché esso era molto abbondante. Il 4° giorno si radunarono nella valle di Beraca, poiché la benedissero il Signore, chiamarono quel luogo Valle di Beraca, com'è ancora oggi. Quindi tutto Giuda e tutti quelli di Gerusalemme, con Giosafat alla testa, partirono per tornare a Gerusalemme, pieni di gioia perché il Signore li aveva riempiti di letizia a danno dei loro nemici. Entrarono in Gerusalemme diretti al Tempio del Signore, fra suoni di arpe, di cetre e di trombe. Quando si seppe che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele, il terrore di Dio si diffuse su tutti i regni del mondo. Il regno di Giosafat rimase tranquillo, Dio gli aveva concesso tregua su tutte le frontiere. Giosafat regnò su Giuda. Aveva 35 anni quando divenne re, regnò 25 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Azuba, figlia di Silchi. Seguì la via di Asa, suo padre, non si allontanò da essa, facendo ciò che è retto agli occhi del Signore. Ma non scomparvero le alture, il popolo non aveva ancora diretto il cuore verso il Dio dei suoi padri. Le altre gesta di Giosafat, dalle prime alle ultime, ecco, sono descritte negli Atti di Jehu,
figlio di Anani, inseriti nel libro dei re di Israele. In seguito Giosafat, re di Giuda, si alleò con Acazia, re di Israele, che agiva con malvagità. Egli si associò a lui per costruire navi capaci di raggiungere Tarsis. Allestirono le navi a Ezion-Geber. Ma Eliezer, figlio di Dodavau, di Maresà, profetizzò contro Giosafat dicendo: «Poiché ti sei alleato con Acazia, il Signore ha aperto una breccia nei tuoi lavori». Le navi si sfasciarono e non poterono partire per Tarsis. Secondo libro delle Cronache, capitolo 21. Giosafat si addormentò con i suoi padri, fu sepolto con loro nella città di Davide e al suo posto divenne re suo figlio Ioram. I suoi fratelli, figli di Giosafat, erano Azaria, Jechiel, Zaccaria, Azariau, Michele e Sefatia, tutti costoro erano figli di Giosafat, re di Israele. Il padre aveva dato loro ricchi doni, argento, oro e oggetti preziosi insieme con fortezze in Giuda, il regno però l'aveva assegnato a Ioram, perché era il primogenito. Ioram prese in possesso il regno di suo padre e, quando si fu rafforzato, uccise di spada tutti i suoi fratelli e, con loro, anche alcuni capi di Israele. Quando divenne re, Ioram aveva 32 anni, regnò a Gerusalemme 8 anni. Seguì la via dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, perché sua moglie era figlia di Acab. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. Ma il Signore non volle distruggere la casa di Davide, a causa dell'alleanza che aveva concluso con Davide e secondo la promessa fattagli di lasciare sempre una lampada per lui e per i suoi figli. Nei suoi giorni Edom si ribellò al dominio di Giuda e si elesse un re. Allora Ioram con i suoi comandanti sconfinò con tutti i carri. Egli si mosse di notte e sconfisse gli edomiti che l'avevano accerchiato, insieme con i comandanti dei carri. Tuttavia Edom si è sottratto al dominio di Giuda fino ad oggi. In quel tempo anche Libna si ribellò al suo dominio, perché Ioram aveva abbandonato il Signore, Dio dei suoi padri. Egli inoltre eresse alture sui monti di Giuda, fece prostituire gli abitanti di Gerusalemme e fece traviare Giuda. Gli giunse da parte del profeta Elia uno scritto che diceva: «Dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre, poiché non hai seguito la via di Giosafat, tuo padre, né la via di Asa, re di Giuda. Ma hai seguito la via dei re di Israele, hai fatto prostituire Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, come ha fatto la casa di Acab, e inoltre hai ucciso i tuoi fratelli, della famiglia di tuo padre, uomini migliori di te. Ecco, il Signore sta per colpire con un grave disastro il tuo popolo, i tuoi figli, le tue mogli e tutti i tuoi beni. Tu soffrirai gravi malattie, una malattia intestinale tale che per essa le tue viscere ti usciranno nel giro di 2 anni». Il Signore risvegliò contro Ioram l'ostilità dei Filistei e degli Arabi che abitano al confine con gli Etiopi. Costoro attaccarono Giuda, vi penetrarono, portando via tutti i beni trovati nella reggia e persino i suoi figli e le sue mogli. Non gli rimase nessun figlio, se non Joacaz, il più piccolo. Dopo tutto questo, il Signore lo colpì con una malattia intestinale inguaribile. Andò avanti per più di un anno, verso la fine del secondo anno, gli uscirono le viscere per la gravità della malattia e così morì fra dolori atroci. E per lui il popolo non fece fuochi d'aromi, come gli aromi bruciati per i suoi padri. Quando divenne re, egli aveva 32 anni, regnò a Gerusalemme 8 anni. Se ne andò senza lasciare rimpianti, lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Secondo libro delle Cronache, capitolo 22. Gli abitanti di Gerusalemme proclamarono re al suo posto Acazia, il minore dei figli,
perché tutti quelli più anziani erano stati uccisi dalla banda che era penetrata con gli arabi nell'accampamento. Così divenne re Acazia, figlio di Joram, re di Giuda. Quando divenne re, Acazia aveva 42 anni, regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia ed era figlia di Omri. Anch'egli seguì la via della casa di Acab, perché sua madre lo consigliava ad agire da malvagio. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come la casa di Acab, perché dopo la morte di suo padre, costoro, per sua rovina, erano i suoi consiglieri. Sul loro consiglio egli andò alla guerra con Joram, figlio di Acab, re di Israele, contro Kazael, re di Aram, Aramot di Galad, ma gli aramei ferirono Joram, che tornò a curarsi a Israel per le ferite ricevute a Rama, mentre combatteva contro Kazael, re di Aram. Acazia, figlio di Joram, re di Giuda, scese a visitare Joram, figlio di Acab, a Israel, perché era malato. Fu volontà di Dio che Acazia, per sua rovina, andasse da Joram. Difatti, quando giunse, uscì con Joram incontro a Jehu, figlio di Nimsi, che il Signore aveva unto perché distruggesse la casa di Acab. Mentre faceva giustizia della casa di Acab, Jehu trovò i comandanti di Giuda e i nipoti di Acazia, suoi servi, e li uccise. Egli fece ricercare Acazia e lo catturarono mentre era nascosto a Samaria, lo condussero da Jehu, che lo uccise. Ma lo seppellirono, perché dicevano, è figlio di Josafat, che ha ricercato il Signore con tutto il cuore. Nella casa di Acazia nessuno era in grado di regnare. Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale della casa di Giuda. Ma Josabat, figlia del re, prese Joas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Così Josabat, figlia del re Joram e moglie del sacerdote Joiada, era anche sorella di Acazia. Nascose Joas ad Atalia, che perciò non lo mise a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio di Dio per 6 anni, intanto Atalia regnava sul paese. Secondo libro delle cronache, capitolo 23. Nell'anno settimo Joiada, sentendosi sicuro, mandò a prendere i comandanti delle centinaia, cioè Azaria, figlio di Jerocam, Ismaele, figlio di Giovanni, Azaria, figlio di Obed, Maasia, figlio di Adaia, ed Elisafat, figlio di Zicri, e concluse un'alleanza con loro. Percorsero Giuda e radunarono i leviti da tutte le città di Giuda e i capi dei casati di Israele, essi vennero a Gerusalemme. Tutta l'assemblea concluse un'alleanza con il re nel tempio di Dio. Joiada disse loro, ecco il figlio del re. Deve regnare come ha promesso il Signore ai figli di Davide. Questo è ciò che dovrete fare. La terza parte di voi che inizia il servizio di sabato, sacerdoti e leviti, farà la guardia alle porte. Un altro terzo starà nella reggia e un terzo alla porta di Esod, mentre tutto il popolo starà nei cortili del Tempio del Signore. Nessuno entri nel Tempio del Signore, se non i sacerdoti e i leviti di servizio, costoro vi entreranno, perché sono santi, tutto il popolo osserverà l'ordine del Signore. I leviti circonderanno il re, ognuno con l'arma in pugno, e chiunque tenti di entrare nel Tempio sia messo a morte. Saranno con il re in tutti i suoi movimenti. I leviti e tutti quelli di Giuda fecero quanto aveva comandato il sacerdote Joiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, perché il sacerdote Joiada non aveva licenziato le classi uscenti. Il sacerdote Joiada consegnò ai comandanti di centinaia freelance, scudi grandi e piccoli, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio di Dio. Dispose tutto il popolo, ognuno con l'arma in pugno,
dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Fecero uscire il figlio del re e gli consegnarono il diadema e il mandato, lo proclamarono re. Ioiada e i suoi figli lo unsero e acclamarono: «Viva il re!» Quando sentì le grida del popolo che acclamando correva verso il re, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna all'ingresso, i comandanti e i trombettieri circondavano il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. I cantori, con gli strumenti musicali, intonavano i canti di lode. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!» Il sacerdote Ioiada fece uscire i comandanti delle centinaia, preposti all'esercito, e disse: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non uccidetela nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani e lei raggiunse la reggia attraverso l'ingresso della porta dei cavalli e la essi l'uccisero. Ioiada concluse un'alleanza tra sé, il popolo tutto e il re, affinché fosse il popolo del Signore. Tutto il popolo entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Ioiada affidò la sorveglianza del tempio ai sacerdoti e ai leviti, che Davide aveva diviso in classi per il tempio, perché offrissero olocausti al Signore, come sta scritto nella legge di Mosè, fra gioia e canti, secondo le disposizioni di Davide. Stabilì i portieri alle porte del tempio, perché non vi entrasse nessun impuro per qualsiasi motivo. Prese i comandanti di centinaia, i notabili e quanti avevano autorità fra il popolo, come anche tutto il popolo della terra, e fece scendere il re dal tempio del Signore. Attraverso la porta superiore lo condussero nella reggia e lo fecero sedere sul trono regale. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada. Secondo libro delle cronache, capitolo 24. Quando divenne re, Ioas aveva 7 anni, regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre, di Bezzabea, si chiamava Sibia. Ioas fece ciò che è retto agli occhi del Signore finché visse il sacerdote Ioiada. Ioiada gli diede 2 mogli ed egli generò figli e figlie. In seguito, Ioas decise di restaurare il tempio del Signore. Radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro: «Andate nelle città di Giuda e raccogliete ogni anno da tutto Israele denaro per restaurare il tempio del vostro Dio. Cercate di sollecitare il lavoro». Ma i leviti non mostrarono nessuna fretta. Allora il re convocò Ioiada, il capo, e gli disse: «Perché non hai richiesto ai leviti che portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa prescritta da Mosè, servo del Signore, e fissata dall'assemblea d'Israele per la tenda della testimonianza?» L'empia Atalia, infatti, e i suoi adepti hanno dilapidato il tempio di Dio, l'hanno adoperato per i Baal perfino tutte le cose consacrate del tempio del Signore. Per ordine del re fecero una cassa, che posero alla porta del tempio del Signore, all'esterno. Quindi fecero un proclama in Giuda e a Gerusalemme, perché si portasse al Signore la tassa imposta da Mosè, servo di Dio, a Israele nel deserto. Tutti i comandanti e tutto il popolo si rallegrarono e portarono il denaro, che misero nella cassa fino a riempirla. Quando la cassa veniva portata per l'ispezione regale affidata ai leviti ed essi vedevano che c'era molto denaro, allora veniva lo scriba del re e l'ispettore del sommo sacerdote, vuotavano la cassa, quindi la prendevano e la ricollocavano al suo posto. Facevano così ogni giorno e così misero insieme molto denaro.
Il re e Ioiada lo diedero agli esecutori dei lavori addetti al Tempio del Signore ed essi impegnarono scalpellini e falegnami per il restauro del Tempio del Signore, anche lavoratori del ferro e del bronzo si misero al lavoro per riparare il Tempio del Signore. Gli esecutori dei lavori si misero all'opera e nelle loro mani le riparazioni progredirono, essi riportarono il Tempio di Dio in buono stato e lo consolidarono. Quando ebbero finito, portarono davanti al re e a Ioiada il resto del denaro e con esso fecero arredi per il Tempio del Signore, vasi per il servizio e per gli olocausti, coppe e altri oggetti d'oro e d'argento. Finché visse Ioiada, si offrirono sempre olocausti nel Tempio del Signore. Ioiada, divenuto vecchio e sazio di anni, morì a 130 anni. Lo seppellirono nella città di Davide con i re, perché aveva agito bene in Israele per il servizio del Signore e per il suo Tempio. Dopo la morte di Ioiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il Tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse, «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Ioas non si ricordò del favore fattogli da Ioiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse, «Il Signore veda e ne chieda conto». All'inizio dell'anno successivo salì contro Ioas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Ioas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Ioiada, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Questi furono i congiurati contro di lui, Zabad, figlio di Simeat, l'Ammonita, e Josabad, figlio di Simrit, il Moabita. Quanto riguarda i suoi figli, la quantità dei tributi da lui riscossi, il restauro del Tempio di Dio, sono cose descritte nella memoria del Libro dei Re. Al suo posto divenne re suo figlio Amasia. Secondo libro delle Cronache, capitolo 25. Quando divenne re, Amasia aveva 25 anni, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Joadan. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non con cuore perfetto. Quando il regno fu saldo nelle sue mani, giustiziò i suoi ufficiali che avevano ucciso il re, suo padre. Ma non fece morire i loro figli, secondo quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, ove il Signore prescrive, non moriranno i padri per una colpa dei figli, né moriranno i figli per una colpa dei padri. Ognuno morirà per il proprio peccato. Amasia riunì quelli di Giuda e li distribuì, secondo i casati, sotto comandanti di migliaia e sotto comandanti di centinaia, per tutto Giuda e Beniamino. Fece un censimento dai 20 anni in su e trovò che c'erano 300.000 uomini scelti, abili alla guerra, armati di lancia e di scudo. Egli assoldò da Israele 100.000 soldati valorosi per 100 talenti d'argento.
gli si presentò un uomo di Dio, che gli disse: Ore, non si unisca a te l'esercito di Israele, perché il Signore non è con Israele, né con alcuno dei figli di Efraim. Altrimenti va, far pure, rafforzati per la battaglia, Dio ti farà stramazzare davanti al nemico, poiché Dio ha la forza per aiutare e per abbattere. Amasia rispose all'uomo di Dio: Che ne sarà dei 100 talenti che ho dato per la schiera di Israele? L'uomo di Dio rispose: Il Signore può darti molto più di questo. Amasia congedò la schiera venuta a lui da Efraim perché se ne tornasse a casa, ma la loro ira si accese contro Giuda e tornarono a casa loro pieni d'ira. Amasia, fattosi animo, andò a capo del suo popolo nella valle del Sale, ove sconfisse 10.000 figli di Seir. Quelli di Giuda ne catturarono 10.000 vivi e, condottili sulla cima della roccia, li precipitarono giù, si sfracellarono tutti. I componenti della schiera, che Amasia aveva congedato perché non andassero con lui alla guerra, assalirono le città di Giuda, da Samaria a Bet-Horon, uccidendo in esse 3.000 persone e facendo un immenso bottino. Tornato dalla strage compiuta sugli Edomiti, Amasia fece portare le divinità dei figli di Seir e le costituì suoi dei, si prostrò davanti a loro e offrì loro incenso. Perciò l'ira del Signore si accese contro Amasia, gli mandò un profeta che gli disse: Perché ti sei rivolto a dei che non sono stati capaci di liberare il loro popolo dalla tua mano? Mentre questi gli parlava, il re lo interruppe: Forse ti abbiamo costituito consigliere del re? Non insistere. Perché vuoi farti uccidere? Il profeta non insistette, ma disse: Vedo che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto questo e non hai dato retta al mio consiglio. Consigliatosi, Amasia, re di Giuda, mandò a dire a Joas, figlio di Joacaz, figlio di Jehu, re di Israele: Vieni, affrontiamoci. Joas, re di Israele, fece rispondere ad Amasia, re di Giuda: Il cardo del Libano mandò a dire al cedro del Libano: Dare in moglie tua figlia a mio figlio. Ma passò una bestia selvatica del Libano e calpestò il cardo. Tu ripeti: Ecco, ho sconfitto Edom. E il tuo cuore ti ha esaltato gloriandosi. Ma stattene nella tua casa. Perché ti precipiti in una disfatta? Potresti soccombere tu e Giuda con te. Ma Amasia non lo ascoltò. Era volontà di Dio che fossero consegnati nelle mani del nemico, perché si erano rivolti agli dei di Edom. Allora Joas, re di Israele, si mosse, si affrontarono, lui e Amasia, re di Giuda, a Bet-Semes, che appartiene a Giuda. Giuda fu sconfitto di fronte a Israele e ognuno fuggì nella propria tenda. Joas, re di Israele, fece prigioniero Amasia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Joacaz, a Bet-Semes. Condottolo a Gerusalemme, aprì una breccia nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim fino alla porta dell'angolo, per 400 cubiti. Prese tutto l'oro, l'argento e tutti gli oggetti trovati nel Tempio di Dio, che erano affidati a Obed-Edom, i tesori della reggia e gli ostaggi e tornò a Samaria. Amasia, figlio di Joas, re di Giuda, visse 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele. Le altre gesta di Amasia, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte nel libro dei re di Giuda e di Israele? Dopo che Amasia si fu allontanato dal Signore, si ordì contro di lui una congiura a Gerusalemme. Egli fuggì a Lachis, ma lo fecero inseguire fino a Lachis, dove l'uccisero. Lo caricarono su cavalli e lo seppellirono con i suoi padri nella città di Giuda. Secondo libro delle Cronache, capitolo 26. Tutto il popolo di Giuda prese Ozia, che aveva 16 anni, e lo fece re al posto di suo padre Amasia.
egli ricostruì Elat, riannettendola a Giuda, dopo che il re si era addormentato con i suoi padri. Ozia aveva 16 anni quando divenne re, regnò a Gerusalemme 52 anni. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Jecolia. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Amasia, suo padre. Egli cercò Dio finché visse Zaccaria, che l'aveva istruito nella visione di Dio, e finché egli cercò il Signore, Dio lo fece prosperare. Uscito in guerra contro i Filistei, smantellò le mura di Gat, di Yabne e di Asdod, costruì piazze forti nel territorio di Asdod e in quello dei Filistei. Dio lo aiutò contro i Filistei, contro gli Arabi che risiedevano a Gurbal e contro i Muniti. Gli Ammoniti pagavano un tributo a Ozia, la cui fama giunse sino alla frontiera egiziana, perché egli era divenuto molto potente. Ozia costruì torri a Gerusalemme, alla porta dell'angolo e alla porta della valle e sul cantone, e le fortificò. Costruì anche torri nella steppa e scavò molte cisterne perché possedeva numeroso bestiame nella Seffela e nell'altopiano, aveva contadini e vignaioli sui monti e sulle colline, perché egli amava l'agricoltura. Ozia possedeva un esercito di combattenti abili alla guerra, divisi in schiere secondo il numero del loro censimento compiuto dallo scriba Jeiele e dall'ispettore Maasia, agli ordini di Anania, uno dei comandanti del re. Tutti i capifamiglia di quei soldati valorosi ammontavano a 2600. Da loro dipendeva un esercito di 307.500 combattenti di grande valore, a difesa del re contro il nemico. A loro, cioè a tutto l'esercito, Ozia fornì scudi e freelance, elmi, corazze, archi e pietre per le fionde. A Gerusalemme aveva fatto costruire macchine, inventate da un esperto, che collocò sulle torri e sugli angoli, per scagliare frecce e grandi pietre. La fama di Ozia giunse in regioni lontane, fu infatti straordinario l'aiuto che ricevette e così divenne potente. Ma in seguito a tanta potenza il suo cuore si insuperbì, fino a rovinarsi. Difatti prevaricò nei confronti del Signore, suo Dio. Penetrò nell'aula del Tempio del Signore, per bruciare incenso sull'altare. Dietro a lui entrò il sacerdote Azaria con 80 sacerdoti del Signore, uomini virtuosi. Questi si opposero al re Ozia, dicendogli, «Non tocca a te, Ozia, offrire l'incenso al Signore, ma ai sacerdoti figli di Aronne, che sono stati consacrati per offrire l'incenso. Esci dal santuario, perché hai prevaricato. Non hai diritto alla gloria che viene dal Signore Dio». Ozia, che teneva in mano il braciere per offrire l'incenso, si adirò. Mentre sfogava la sua collera contro i sacerdoti, gli spuntò la lebbra sulla fronte davanti ai sacerdoti nel Tempio del Signore, presso l'altare dell'incenso. Azaria, sommo sacerdote, e tutti i sacerdoti si voltarono verso di lui, che apparve con la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire in fretta di là, d'anch'egli si precipitò per uscire, poiché il Signore l'aveva colpito. Il re Ozia rimase lebbroso fino al giorno della sua morte. Egli abitò in una casa d'isolamento, come lebbroso, escluso dal Tempio del Signore. Suo figlio Jotam era a capo della regge e governava il popolo della terra. Le altre gesta di Ozia, dalle prime alle ultime, le ha descritte il profeta Isaia, figlio di Amoz. Ozia si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono con i suoi padri nel campo presso le tombe dei re, perché si diceva, è un lebbroso. Al suo posto divenne re suo figlio Jotam. Secondo libro delle cronache, capitolo 27. Quando Jotam divenne re, aveva 25 anni, regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jerusa, figlia di Sadoc. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Ozia,
suo padre, ma non entrò nell'aula del Tempio del Signore e il popolo continuava a pervertirsi. Egli restaurò la porta superiore del Tempio, lavorò molto anche per le mura dell'Ofel. Ricostruì città sulle montagne di Giuda, costruì castelli e torri nelle zone boscose. Attaccò il re degli Ammoniti, vincendolo. Gli Ammoniti gli diedero in quell'anno 100 talenti d'argento, 10.000 cor di grano e altrettanti d'orzo. Altrettanto gli consegnarono gli Ammoniti anche il secondo e il terzo anno. Jotam divenne potente, perché aveva sempre tenuto una condotta fedele nei confronti del Signore, suo Dio. Le altre gesta di Jotam, tutte le sue guerre e la sua condotta, sono descritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Quando divenne re, aveva 25 anni, regnò 16 anni a Gerusalemme. Jotam si addormentò con i suoi padri, lo seppellirono nella città di Davide e al suo posto divenne re suo figlio Acaz. Secondo libro delle Cronache, capitolo 28. Quando Acaz divenne re, aveva 20 anni, regnò 16 anni a Gerusalemme. Non fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come Davide, suo padre. Seguì le vie dei re di Israele, fece perfino fondere statue per i Baal. Egli bruciò incenso nella valle di Ben Hinnom, fece passare i suoi figli per il fuoco, secondo gli abomini delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Sacrificava e bruciava incenso sulle alture, sui colli e sotto ogni albero verde. Ma il Signore, suo Dio, lo consegnò nelle mani del re degli Aramei, i quali lo vinsero e gli catturarono un gran numero di prigionieri, che condussero in Damasco. Fu consegnato anche nelle mani del re di Israele, che gli inflisse una grande sconfitta. Pekach, figlio di Romelia, in un giorno uccise 120.000 uomini in Giuda, tutti uomini di valore, perché avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Zicri, un eroe di Efraim, uccise Maasia, figlio del re, e Azricam, prefetto del palazzo, ed Elcana, il secondo dopo il re. Gli israeliti condussero in prigionia, tra i propri fratelli, 200.000 persone fra donne, figli e figlie, essi raccolsero anche una preda abbondante che portarono a Samaria. C'era là un profeta del Signore, di nome Oded. Costui uscì incontro all'esercito che giungeva a Samaria e disse, «Ecco, a causa dello sdegno contro Giuda, il Signore, Dio dei vostri padri, li ha consegnati nelle vostre mani, ma voi li avete massacrati con un furore tale che è giunto fino al cielo. Ora voi dite di soggiogare, come vostri schiavi e schiave, i figli di Giuda e di Gerusalemme. Ma non siete proprio voi colpevoli nei confronti del Signore, vostro Dio? Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri che avete catturato in mezzo ai vostri fratelli, perché l'ardore dell'ira del Signore è su di voi. Alcuni capi tra gli Efraimiti, cioè Azaria, figlio di Giovanni, Berechia, figlio di Mesilemot, Ezechia, figlio di Sallum, e Amasa, figlio di Cadlai, insorsero contro quanti tornavano dalla guerra. Dicendo loro, non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una colpa nei confronti del Signore. Voi intendete aumentare i nostri peccati e le nostre colpe, mentre la nostra colpa è già grande e su Israele incombe un'ira ardente. I soldati allora rilasciarono i prigionieri e la preda davanti ai capi e a tutta l'assemblea. Alcuni uomini, designati per nome, si presero cura dei prigionieri. Quanti erano nudi li rivestirono e li calzarono con capi di vestiario presi dal bottino, diedero loro da mangiare e da bere, li medicarono con unzioni, quindi, trasportando su asini gli inabili a marciare, li condussero a Gerico, città delle palme, presso i loro fratelli. Poi tornarono a Samaria. In quel tempo il re Acaz mandò a chiedere aiuto al re d'Assiria.
Gli Edomiti erano venuti ancora una volta e avevano sconfitto Giuda e fatto prigionieri. Anche i Filistei si erano sparsi per le città della Sefela e del Negeb di Giuda, occupando Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soco con le dipendenze, Timna con le dipendenze e Gimzo con le dipendenze, e vi si erano insediati. Questo accadde perché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Acaz, re di Israele, che aveva permesso ogni licenza in Giuda ed era stato infedele al Signore. Tiglat-Pileser, re d'Assiria, venne contro di lui e lo oppresse anziché sostenerlo. Acaz spogliò il tempio del Signore, il palazzo del re e dei principi e consegnò tutto all'Assiria, ma non ne ricevette alcun aiuto. Anche quando si trovava alle strette, continuava a essere infedele al Signore, così era il re Acaz. Sacrificò agli dei di Damasco, che lo avevano sconfitto, dicendo, «Poiché gli dei dei re di Aram portano a loro aiuto, io sacrificherò a essi e mi aiuteranno». In realtà, essi provocarono la sua caduta e quella di tutto Israele. Acaz radunò gli arredi del Tempio di Dio e li fece a pezzi, chiuse le porte del Tempio di Dio, mentre eresse altari in tutti i crocicchi di Gerusalemme. In tutte le città di Giuda eresse alture per bruciare incenso ad altri dei, provocando così lo sdegno del Signore, Dio dei suoi padri. Le altre gesta di lui e tutte le sue imprese, dalle prime alle ultime, sono descritte nel libro dei re di Giuda ed Israele. Acaz si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono in città, a Gerusalemme, ma non lo collocarono nei sepolcri dei re d'Israele. Al suo posto divenne re suo figlio Ezechia. Secondo libro delle Cronache, capitolo 29. Ezechia divenne re a 25 anni, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, aprì le porte del Tempio e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti e, dopo averli radunati nella piazza d'Oriente, disse loro, «Ascoltatemi, leviti!» Ora santificatevi e poi santificate il Tempio del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori l'impurità dal santuario. I nostri padri sono stati infedeli e hanno commesso ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio, che essi avevano abbandonato, distogliendo lo sguardo dalla dimora del Signore e voltandole le spalle. Hanno chiuso perfino le porte del vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto più incenso né olocausti nel santuario al Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete vedere con i vostri occhi. Ora ecco, i nostri padri sono caduti di spada, i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono andati per questo in prigionia. Ora io ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore, Dio di Israele, perché si allontani da noi l'ardore della sua ira. Figli miei, non siate negligenti, perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, per essere suoi ministri e per offrirgli incenso. Si alzarono allora i seguenti leviti, Macat, figlio di Amasai, Gioele, figlio di Azzaria, dei Cheatiti, dei figli di Merari, Chis, figlio di Abdi, e Azzaria, figlio di Yallelel, dei Gersoniti, Joach, figlio di Zimma, ed Eden, figlio di Joach. Dei figli di Elisafan, Simri e Yehiel, dei figli di Asaf, Zaccaria e Mattania. Dei figli di Eman, Yechiel e Simei, dei figli di Yedutun, Semaia e Uziel. Essi riunirono i fratelli e si santificarono, quindi entrarono, secondo il comando del re e le prescrizioni del Signore, per purificare il Tempio del Signore. I sacerdoti entrarono nell'interno del Tempio del Signore per purificarlo,
portarono fuori, nel cortile del Tempio del Signore, ogni impurità trovata nell'aula del Signore. I Leviti la ammucchiarono per portarla fuori nel torrente Cedron. Il primo giorno del primo mese cominciarono la purificazione, nel giorno ottavo del mese entrarono nel vestibolo del Signore e purificarono il Tempio del Signore in 8 giorni. Finirono il 16 del primo mese. Quindi entrarono negli appartamenti reali di Ezechia e gli dissero: abbiamo purificato tutto il Tempio del Signore, l'altare degli olocausti con tutti gli utensili e la tavola dei pani dell'offerta con tutti gli utensili. Abbiamo rinnovato e consacrato tutti gli utensili che il re Acaz con impietà aveva messo da parte durante il suo regno. Ecco, stanno davanti all'altare del Signore. Allora il re Ezechia, alzatosi, riunì i capi della città e salì al Tempio del Signore. Portarono 7 giovenchi, 7 arieti, 7 agnelli e 7 capri per offrirli per la casa reale, per il santuario e per Giuda, in sacrificio per il peccato. Il re ordinò ai sacerdoti, figli di Aronne, di offrirli in olocausto sull'altare del Signore. Sgozzarono i giovenchi, quindi i sacerdoti ne raccolsero il sangue e lo sparsero sull'altare. Sgozzarono gli arieti e ne sparsero il sangue sull'altare. Sgozzarono gli agnelli e ne sparsero il sangue sull'altare. Quindi fecero avvicinare i capri per il sacrificio per il peccato, davanti al re e all'assemblea, che imposero loro le mani. I sacerdoti li sgozzarono e ne sparsero il sangue sull'altare, quale sacrificio per il peccato, in espiazione per tutto Israele, perché il re aveva ordinato l'olocausto e il sacrificio per il peccato per tutto Israele. Egli inoltre assegnò il loro posto ai Leviti nel Tempio del Signore, con cimbali, arpe e cetre, secondo le disposizioni di Davide, di Gad, veggente del re, e del profeta Natan, poiché si trattava di un comando del Signore, comunicato per mezzo dei suoi profeti. Quando i Leviti ebbero preso posto con gli strumenti musicali di Davide e i sacerdoti con le loro trombe, Ezechia ordinò di offrire gli olocausti sull'altare. Quando iniziò l'olocausto, cominciarono anche i canti del Signore al suono delle trombe e con l'accompagnamento degli strumenti di Davide, re d'Israele. Tutta l'assemblea si prostrò, mentre si cantavano inni e si suonavano le trombe, tutto questo durò fino alla fine dell'olocausto. Terminato l'olocausto, il re e tutti i presenti si inginocchiarono e si prostrarono. Il re Ezechia e i suoi capi ordinarono ai Leviti di lodare il Signore con le parole di Davide e del veggente Asaf, lo lodarono con entusiasmo, poi si inchinarono e si prostrarono. Allora Ezechia, presa la parola, disse: ora siete incaricati ufficialmente del servizio del Signore. Avvicinatevi e portate qui le vittime e i sacrifici di lode nel Tempio del Signore. L'assemblea portò le vittime e i sacrifici di lode, mentre quelli dal cuore generoso offrirono olocausti. Il numero degli olocausti offerti dall'assemblea fu di 70 giovenchi, 100 arieti, 200 agnelli, tutti per l'olocausto in onore del Signore. Le offerte sacre furono di 600 giovenchi e 3000 pecore. I sacerdoti erano troppo pochi e non bastavano a scorticare tutti gli olocausti, perciò i loro fratelli, i Leviti, li aiutarono finché non terminò il lavoro e finché i sacerdoti non si furono santificati, poiché i Leviti erano stati più zelanti dei sacerdoti nel santificarsi. Ci fu anche un abbondante olocausto del grasso dei sacrifici di comunione e delle libagioni connesse con l'olocausto. Così fu ristabilito il culto nel Tempio del Signore. Ezechia con tutto il popolo gioì perché Dio aveva ben disposto il popolo, ogni cosa infatti era stata compiuta rapidamente. Secondo libro delle Cronache, capitolo 30. Ezechia mandò messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche lettere a Efraim e a Manasse per convocare tutti nel Tempio del Signore a Gerusalemme,
a celebrare la Pasqua per il Signore, Dio di Israele. Il re, i capi e tutta l'assemblea di Gerusalemme decisero di celebrare la Pasqua nel secondo mese. Infatti non avevano potuto celebrarla nel tempo fissato, perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato a Gerusalemme. La proposta piacque al re e a tutta l'assemblea. Stabilirono di proclamare con bando in tutto Israele, da Bezzabè a Dan, che tutti venissero a celebrare a Gerusalemme la Pasqua per il Signore, Dio di Israele, perché molti non avevano osservato le norme prescritte. Partirono i corrieri, con lettere da parte del re e dei capi, per recarsi in tutto Israele e Giuda. Secondo l'ordine del re dicevano: Israeliti, fate ritorno al Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, ed egli ritornerà a quanti fra voi sono scampati dalla mano dei re d'Assiria. Non siate come i vostri padri e i vostri fratelli, infedeli al Signore, Dio dei loro padri, che perciò li ha abbandonati alla desolazione, come vedete. Ora non siate di dura cervice come i vostri padri, date la mano al Signore, venite nel santuario che egli ha consacrato per sempre. Servite il Signore, vostro Dio, e si allontanerà da voi l'ardore della sua ira. Difatti, se fate ritorno al Signore, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno compassione presso coloro che li hanno deportati, ritorneranno in questa terra, poiché il Signore, vostro Dio, è misericordioso e pietoso e non distoglierà lo sguardo da voi, se voi farete ritorno a Lui. I corrieri passarono di città in città nel territorio di Efraim e di Manasse fino a Zabulon, ma la gente li derideva e si faceva beffe di loro. Solo alcuni di Aser, di Manasse e di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme. In Giuda invece si manifestò la mano di Dio e generò negli uomini un cuore concorde per eseguire il comando del re e dei capi, secondo la parola del Signore. Si riunì a Gerusalemme una grande folla per celebrare la festa degli azimi nel secondo mese, fu un'assemblea molto numerosa. Cominciarono a eliminare gli altari che si trovavano a Gerusalemme, eliminarono anche tutti gli altari dei profumi e li gettarono nel torrente Cedron. Essi immolarono la Pasqua il 14 del secondo mese, i sacerdoti e i leviti, pieni di vergogna, si santificarono e quindi portarono gli olocausti nel Tempio del Signore. Occuparono il proprio posto, secondo le regole fissate per loro nella legge di Mosè, uomo di Dio. I sacerdoti facevano aspersioni con il sangue che ricevevano dalle mani dei leviti, perché molti dell'assemblea non si erano santificati. I leviti si occupavano dell'uccisione degli agnelli pasquali per quanti non erano puri, per consacrarli al Signore. In realtà la maggioranza della gente, fra cui molti provenienti da Efraim, da Manasse, da Issacare e da Zabulon, non si era purificata, mangiarono la Pasqua senza fare quanto è prescritto. Ezechia pregò per loro: il Signore che è buono liberi dalla colpa. Chiunque abbia il cuore disposto a cercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario. Il Signore esaudì Ezechia e risparmiò il popolo. Gli israeliti che si trovavano a Gerusalemme celebrarono la festa degli azimi per 7 giorni con grande gioia, mentre i sacerdoti e i leviti lodavano ogni giorno il Signore, suonando con tutte le forze per il Signore. Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti, che avevano dimostrato grande avvedutezza nei riguardi del Signore. Per 7 giorni parteciparono al banchetto solenne, offrirono sacrifici di comunione e lodarono il Signore, Dio dei loro padri. Tutta l'assemblea decise di festeggiare altri 7 giorni, così passarono ancora 7 giorni di gioia. Difatti Ezechia, re di Giuda, aveva donato all'assemblea 1.000 giovenchi e 7.000 pecore, ma anche i capi avevano donato all'assemblea 1.000 giovenchi e 10.000 pecore. I sacerdoti si santificarono in gran numero. Tutta l'assemblea di Giuda,
i sacerdoti e i leviti, tutta l'assemblea venuta da Israele, i forestieri venuti dal territorio di Israele e gli abitanti di Giuda furono pieni di gioia. Ci fu una gioia straordinaria a Gerusalemme, perché dal tempo di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, non c'era mai stata una cosa simile a Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si levarono a benedire il popolo, la loro voce fu ascoltata e la loro preghiera raggiunse la sua santa dimora nel cielo. Secondo libro delle Cronache, capitolo 31. Quando tutto questo finì, tutti gli israeliti presenti andarono nelle città di Giuda a infrangere le stele, a tagliare i pali sacri e ad abbattere completamente le alture e gli altari da tutto Giuda e Beniamino e in Efraim e Manasse. Poi tutti gli israeliti tornarono nelle loro città, ognuno nella sua proprietà. Ezechia ricostituì le classi dei sacerdoti e dei leviti secondo le loro funzioni, assegnando a ognuno, ai sacerdoti e ai leviti, il proprio servizio riguardo all'olocausto e ai sacrifici di comunione, per celebrare e lodare con inni e per servire alle porte degli accampamenti del Signore. Una parte dei beni del re era per gli olocausti del mattino e della sera, gli olocausti dei sabati, dei noviluni e delle feste, come sta scritto nella legge del Signore. Egli ordinò al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, di consegnare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte, perché questi potessero attendere alla legge del Signore. Appena si diffuse quest'ordine, gli israeliti offrirono in abbondanza le primizie del grano, del mosto, dell'olio, del miele e di ogni altro prodotto agricolo e la decima abbondante di ogni cosa. E gli israeliti e i giudei, che abitavano nelle città di Giuda, portarono anche loro la decima degli armenti e delle greggi, come anche la decima dei doni consacrati al Signore, loro Dio, facendone grandi mucchi. Nel terzo mese si cominciò a fare i mucchi, che furono completati nel settimo mese. Vennero Ezechia e i capi, visti i mucchi, benedissero il Signore e il popolo di Israele. Ezechia interrogò i sacerdoti e i leviti riguardo ai mucchi. E il sommo sacerdote Azaria della casa di Sadoc gli rispose, «Da quando si è cominciato a portare l'offerta nel Tempio del Signore, noi abbiamo mangiato e ci siamo saziati, ma ne è rimasta in abbondanza, perché il Signore ha benedetto il suo popolo. Ne è rimasta questa grande quantità». Ezechia allora ordinò che si preparassero stanze nel Tempio del Signore. Le prepararono. Vi depositarono scrupolosamente le offerte, le decime e le cose consacrate. A tali cose presiedeva il Levita Conania, alle cui dipendenze era il fratello Simei. Ieciel, Azazia, Nacat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismachia, Macate e Benaia erano sorveglianti, sotto la direzione di Conania e di suo fratello Simei, per ordine del re Ezechia e di Azaria, sovrintendente al Tempio di Dio. Cori, figlio di Imna, levita custode della porta d'Oriente, era preposto alle offerte spontanee fatte a Dio, egli distribuiva quanto si prelevava per l'offerta al Signore e le cose santissime. Da lui dipendevano Eden, Miniamin, Giosuè, Semaia, Amaria e Secania nelle città sacerdotali, come distributori fedeli tra i loro fratelli, grandi e piccoli, secondo le loro classi. Oltre ai maschi registrati dai 3 anni in su, questi entravano ogni giorno nel Tempio del Signore per il loro servizio, secondo le loro funzioni e secondo le loro classi. La registrazione dei sacerdoti era fatta secondo i loro casati, quella dei leviti, dai 20 anni in su, secondo le loro funzioni e secondo le loro classi. Erano registrati con tutti i bambini, le mogli, i figli e le figlie di tutta la comunità, poiché dovevano consacrarsi con fedeltà a ciò che è sacro. Per i figli di Aronne, ossia per i sacerdoti residenti in campagna, nelle zone attorno alle loro città,
In ogni città c'erano uomini designati per nome per distribuire la parte dovuta a ogni maschio fra i sacerdoti e a ogni registrato fra i leviti. Ezechia fece lo stesso in tutto Giuda, egli fece ciò che è buono, retto e leale davanti al Signore, suo Dio. Quanto aveva intrapreso per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, lo fece con tutto il cuore, per questo ebbe successo. Secondo libro delle Cronache, capitolo 32. Dopo questi fatti e queste prove di fedeltà, venne Sennacherib, re d'Assiria. Penetrato in Giuda, assediò le città fortificate e ordinò di espugnarle. Ezechia vide l'avanzata di Sennacherib, che si dirigeva verso Gerusalemme per assediarla. Egli decise con i suoi comandanti e con i suoi prodi di ostruire le acque sorgive, che erano fuori della città. Essi l'aiutarono. Si radunò un popolo numeroso per ostruire tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso la regione, dicendo: «Perché dovrebbero venire i re d'Assiria e trovare acqua in abbondanza?» Agì da forte, ricostruì tutta la parte diroccata delle mura, vi innalzò torri e al di fuori un altro muro, fortificò il millo della città di Davide e preparò armi in abbondanza e scudi. Designò capi militari sopra il popolo, li radunò presso di sé nella piazza della porta della città e così parlò al loro cuore. «Siate forti e coraggiosi! Non temete e non abbattetevi davanti al re d'Assiria e davanti a tutta la moltitudine che l'accompagna, perché con noi c'è uno più grande di quello che è con lui. Con lui c'è un braccio di carne, con noi c'è il Signore, nostro Dio, per aiutarci e per combattere le nostre battaglie». Il popolo rimase rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. In seguito Sennacherib, re d'Assiria, mandò i suoi servitori a Gerusalemme, mentre egli con tutte le forze assaliva Lachis, per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quelli di Giuda che erano a Gerusalemme: «Così parla Sennacherib, re d'Assiria. In chi avete fiducia voi, per restare a Gerusalemme assediata? Ezechia non vi inganna forse per farvi morire di fame e di sete quando asserisce: il Signore, nostro Dio, ci libererà dalle mani del re d'Assiria? Egli non è forse lo stesso Ezechia che ha eliminato le sue alture e i suoi altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: vi prostrerete davanti a un solo altare e su di esso soltanto offrirete incenso? Non sapete che cosa abbiamo fatto io e i miei padri a tutti i popoli del mondo? Forse gli dei delle nazioni del mondo hanno potuto liberare i loro paesi dalla mia mano? Quale, fra tutti gli dei di quelle nazioni che i miei padri avevano votato allo sterminio, ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrà il vostro Dio liberarvi dalla mia mano? Ora, non vi inganni Ezechia e non vi seduca in questa maniera. Non credetegli, perché nessun dio di qualsiasi nazione o regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano e dalle mani dei miei padri. Nemmeno i vostri dei vi libereranno dalla mia mano». Parlarono ancora i suoi servitori contro il Signore Dio e contro Ezechia, suo servo. Sennacherib aveva scritto anche lettere insultando il Signore, Dio di Israele, e parlando contro di lui in questi termini: «Come gli dei delle nazioni del mondo non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così il Dio di Ezechia non libererà dalla mia mano il suo popolo». Gli inviati gridarono a gran voce in giudaico al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura, per spaventarlo e atterrirlo al fine di occuparne la città. Essi parlarono del Dio di Gerusalemme come di uno degli dei degli altri popoli della terra, opera di mani d'uomo. Allora il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amoz, pregarono a questo riguardo e gridarono al cielo. Il Signore mandò un angelo, che sterminò tutti i soldati valorosi, ogni condottiero e ogni comandante, nel campo del re d'Assiria. Questi se ne tornò, con la vergogna sul volto,
nella sua terra. Entrò nel tempio del suo Dio, dove alcuni suoi figli, nati dalle sue viscere, l'uccisero di spada. Così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri e concesse loro tregua alle frontiere. Allora molti portarono offerte al Signore a Gerusalemme e oggetti preziosi a Ezechia, re di Giuda, che dopo queste cose aumentò di prestigio agli occhi di tutte le nazioni. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Egli pregò il Signore, che l'esaudì e operò un prodigio per lui. Ma Ezechia non corrispose ai benefici a lui concessi, perché il suo cuore si era insuperbito, per questo su di lui, su Giuda e su Gerusalemme si riversò l'ira divina. Tuttavia Ezechia si umiliò della superbia del suo cuore e a lui si associarono gli abitanti di Gerusalemme, per questo l'ira del Signore non si abbatté su di loro, durante i giorni di Ezechia. Ezechia ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. Egli si costruì depositi per l'argento, l'oro, le pietre preziose, gli aromi, gli scudi e per qualsiasi cosa preziosa. Magazzini per i prodotti del grano, del mosto e dell'olio, stalle per ogni genere di bestiame, ovili per le pecore. Si edificò città, ebbe molto bestiame minuto e grosso, perché Dio gli aveva concesso beni molto grandi. Ezechia chiuse l'apertura superiore delle acque del Gicon, convogliandole in basso verso il lato occidentale della città di Davide. Ezechia riuscì in ogni sua impresa. Ma quando i capi di Babilonia gli inviarono messaggeri per informarsi sul prodigio avvenuto nel paese, Dio l'abbandonò per metterlo alla prova e conoscerne completamente il cuore. Le altre gesta di Ezechia e le sue opere di pietà sono descritte nella visione del profeta Isaia, figlio di Amoz, nel libro dei re di Giuda ed Israele. Ezechia si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono nella salita dei sepolcri dei figli di Davide. Alla sua morte gli resero omaggio tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Al suo posto divenne re suo figlio Manasse. Secondo libro delle Cronache, capitolo 33. Quando divenne re, Manasse aveva 12 anni, regnò 55 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, secondo gli abomini delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Costruì di nuovo le alture che suo padre Ezechia aveva demolito, eresse altari ai Baal, fece pali sacri, si prostrò davanti a tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì altari nel tempio del Signore, riguardo al quale il Signore aveva detto, «A Gerusalemme porrò il mio nome per sempre». Eresse altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili del tempio del Signore. Fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Ben Hinnom, si affidò a vaticini, presagi e magie, istituì negromanti e indovini. Compì in molte maniere ciò che è male agli occhi del Signore, provocando il suo sdegno. Collocò l'immagine dell'idolo, che aveva fatto scolpire, nel tempio di Dio, riguardo al quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone, suo figlio, in questo tempio e a Gerusalemme, che ho scelto fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre. Non permetterò più che il piede degli israeliti erri lontano dal suolo che io ho destinato ai vostri padri, purché si impegnino a osservare tutto quello che ho comandato loro, secondo tutta la legge, gli statuti e i decreti comunicati per mezzo di Mosè. Manasse spinse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a fare peggio delle nazioni che il Signore aveva estirpato davanti agli israeliti. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma non gli prestarono attenzione. Allora il Signore mandò contro di loro i comandanti dell'esercito del re Assiro, essi presero Manasse con uncini, lo legarono con catene di bronzo e lo condussero a Babilonia. Ridotto in tale miseria, egli placò il volto del Signore, suo Dio, e si umiliò molto di fronte al Dio dei suoi padri.
Egli lo pregò e Dio si lasciò commuovere, esaudì la sua supplica e lo fece tornare a Gerusalemme nel suo regno, così Manasse riconobbe che il Signore è Dio. In seguito, egli costruì il muro esterno della città di Davide, a occidente del Gicon, nella valle fino alla porta dei pesci, e circondò l'Ofel, e lo sollevò a notevole altezza. In tutte le fortezze di Giuda egli pose comandanti dell'esercito. Rimosse gli dei degli stranieri e l'idolo dal tempio del Signore, insieme con tutti gli altari che egli aveva costruito sul monte del tempio del Signore a Gerusalemme, e gettò tutto fuori della città. Restaurò l'altare del Signore e offrì su di esso sacrifici di comunione e di lode e comandò a Giuda di servire il Signore, Dio di Israele. Tuttavia il popolo continuava a sacrificare sulle alture, anche se lo faceva in onore del Signore, suo Dio. Le altre gesta di Manasse, la preghiera al suo Dio e le parole che i veggenti gli comunicarono a nome del Signore, Dio di Israele, ecco sono descritte negli atti dei re di Israele. La sua preghiera e come fu esaudito, tutta la sua colpa e la sua infedeltà, le località ove costruì alture, eresse pali sacri e immagini scolpite prima della sua umiliazione, sono descritte negli atti di Cozai. Manasse si addormentò con i suoi padri, lo seppellirono nel suo palazzo e al suo posto divenne re suo figlio Amon. Quando divenne re, Amon aveva 22 anni, regnò 2 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come Manasse, suo padre. Amon offrì sacrifici a tutti gli idoli eretti da Manasse, suo padre, e li servì. Non si umiliò davanti al Signore, come si era umiliato Manasse, suo padre, anzi Amon aumentò le sue colpe. I suoi ufficiali congiurarono contro di lui e l'uccisero nel suo palazzo. Ma il popolo della terra colpì quanti avevano congiurato contro il re Amon e proclamò re, al suo posto, suo figlio Giosia. Secondo libro delle Cronache, capitolo 34. Quando divenne re, Giosia aveva 8 anni, regnò 31 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo le vie di Davide, suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. Nell'anno 8° del suo regno, quando era ancora un ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. Nel 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dalle alture, dai pali sacri e dalle immagini scolpite o fuse. Sotto i suoi occhi furono demoliti gli altari dei Baal, infranse gli altari per l'incenso che vi erano sopra, distrusse i pali sacri e le immagini scolpite o fuse, riducendoli in polvere, che sparse sui sepolcri di coloro che avevano sacrificato a tali cose. Le ossa dei sacerdoti le bruciò sui loro altari, così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nelle città di Manasse, di Efraim e di Simeone fino a Neftali, nei loro villaggi circostanti. Demolì gli altari, fece a pezzi i pali sacri e gli idoli, in modo da ridurli in polvere, demolì tutti gli altari per l'incenso in tutta la terra di Israele, poi fece ritorno a Gerusalemme. Nell'anno 18° del suo regno, dopo aver purificato la terra e il tempio, mandò Safan, figlio di Asalia, Maasia, governatore della città, e Joac, figlio di Joacaz, archivista, per restaurare il tempio del Signore, suo Dio. Costoro si presentarono al sommo sacerdote Chelchia e gli consegnarono il denaro depositato nel tempio di Dio, l'avevano raccolto i leviti custodi della soglia da Manasse, da Efraim e da tutto il resto di Israele, da tutto Giuda, da Beniamino e dagli abitanti di Gerusalemme. Lo misero in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore, ed essi lo diedero agli esecutori dei lavori che lavoravano nel tempio del Signore per consolidare e riparare il tempio. Lo diedero ai falegnami e ai muratori per l'acquisto di pietre da taglio e di legname per l'armatura e la travatura dei locali lasciati rovinare dai re di Giuda.
Quegli uomini lavoravano con onestà, erano stati loro preposti per la direzione Yakat e Abdia, leviti dei figli di Merari, Zaccaria e Mesullam, dei figli di Kit. Leviti esperti di strumenti musicali. Sorvegliavano i portatori e dirigevano quanti compivano lavori di qualsiasi genere, altri leviti erano scribi, ispettori e portieri. Mentre si prelevava il denaro depositato nel Tempio del Signore, il sacerdote Chelchia trovò il libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè. Chelchia prese a parlare e disse allo scriba Safan, «Ho trovato nel Tempio del Signore il libro della legge». Chelchia diede il libro a Safan. Safan portò il libro dal re, egli inoltre lo informò dicendo, «Quanto è stato ordinato, i tuoi servitori lo eseguono. Hanno versato il denaro trovato nel Tempio del Signore e l'hanno consegnato in mano ai sorveglianti e agli operai». Poi lo scriba Safan annunciò al re, «Il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro». Safan ne lesse una parte davanti al re. «Udite le parole della legge», il re si stracciò le vesti. Il re comandò a Chelchia, ad Achicam, figlio di Safan, ad Abdon, figlio di Mica, allo scriba Safan e ad Asaia, ministro del re. «Andate, consultate il Signore per me e per quanti sono rimasti in Israele e in Giuda riguardo alle parole del libro che è stato trovato, grande infatti è la collera del Signore, che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole del Signore, mettendo in pratica quanto sta scritto in questo libro». Chelchia, insieme con coloro che il re aveva designato, si recò dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tocat, figlio di Casra, custode delle vesti, la quale abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme. Le parlarono in tal senso. Ed ella rispose loro, «Così dice il Signore, Dio di Israele, riferite all'uomo che vi ha inviati da me. Così dice il Signore, ecco, io farò venire una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti, tutte le maledizioni scritte nel libro letto davanti al re di Giuda. Perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani, la mia collera si riverserà contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda, che vi ha inviati a consultare il Signore, riferirete questo, così dice il Signore, Dio di Israele, quanto alle parole che hai udito. Poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio, all'udire le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me, ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho ascoltato, oracolo del Signore. Ecco, io ti riunirò ai tuoi padri e sarai loro riunito nel tuo sepolcro in pace e i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò venire su questo luogo e sui suoi abitanti». Quelli riferirono il messaggio al re. Allora il re mandò a radunare tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio, erano con lui tutti gli uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, dal più grande al più piccolo. Lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza, trovato nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, concluse l'alleanza davanti al Signore, per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima, per mettere in pratica le parole dell'alleanza scritte in quel libro. Fece impegnare quanti si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino. Gli abitanti di Gerusalemme agirono secondo l'alleanza di Dio, Dio dei loro padri. Giosia rimosse tutti gli abomini da tutti i territori appartenenti agli israeliti, costrinse quanti si trovavano in Israele a servire il Signore, loro Dio. Finché egli visse, non desistettero dal seguire il Signore, Dio dei loro padri. Secondo libro delle Cronache, capitolo 35.
Giosia celebrò a Gerusalemme la Pasqua in onore del Signore. La Pasqua fu immolata il 14 del primo mese. Egli ristabilì i sacerdoti nei loro uffici e li incoraggiò al servizio del Tempio del Signore. Egli disse ai Leviti che ammaestravano tutto Israele e che si erano consacrati al Signore: collocate l'Arca Santa nel Tempio costruito da Salomone, figlio di Davide, re di Israele, essa non costituirà più un peso per le vostre spalle. Ora servite il Signore, vostro Dio, e il suo popolo Israele. Disponetevi, secondo il vostro casato, secondo le vostre classi, in base alla prescrizione di Davide, re di Israele, e alla prescrizione di Salomone, suo figlio. State nel santuario a disposizione dei casati dei vostri fratelli, dei figli del popolo, per i Leviti ci sarà una parte in ogni casato. Immolate la Pasqua, santificatevi e mettetevi a disposizione dei vostri fratelli, secondo la parola del Signore comunicata per mezzo di Mosè. Giosia diede ai figli del popolo, a quanti erano lì presenti, del bestiame minuto, cioè 30.000 agnelli e capretti, come vittime pasquali, e in più 3.000 giovenchi. Ciò proveniva dai beni del re. I suoi capi fecero offerte spontanee per il popolo, per i sacerdoti e per i leviti. Chilchia, Zaccaria e Ezechiel, sovrintendenti al Tempio di Dio, diedero ai sacerdoti, per i sacrifici pasquali, 2.600 agnelli e 300 giovenchi. Conania, Semaia e Netanel suoi fratelli, Casabia, Yehiel e Yosabad, capi dei leviti, diedero ai leviti, per i sacrifici pasquali, 5.000 agnelli e 500 giovenchi. Così tutto fu pronto per il servizio, i sacerdoti si misero al loro posto, così anche i leviti secondo le loro classi, conformemente al comando del re. Immolarono la Pasqua, i sacerdoti spargevano il sangue, mentre i leviti scorticavano. Misero da parte l'olocausto da distribuire ai figli del popolo, secondo le divisioni per casato, perché lo presentassero al Signore, come sta scritto nel libro di Mosè. Lo stesso fecero per i giovenchi. Secondo la regola arrostirono la Pasqua sul fuoco, le parti consacrate le cossero in pentole, in caldaie e in tegami e le distribuirono sollecitamente a tutto il popolo. Dopo, prepararono la Pasqua per se stessi e per i sacerdoti, poiché i sacerdoti, figli di Aronne, furono occupati fino a notte nell'offrire gli olocausti e le parti grasse, per questo i Leviti la prepararono per se stessi e per i sacerdoti, figli di Aronne. I cantori, figli di Asaf, occupavano il loro posto, secondo le prescrizioni di Davide, di Asaf, di Eman e di Jedutun, veggente del re, i portieri erano alle varie porte. Costoro non dovettero allontanarsi dal loro posto, perché i Leviti loro fratelli prepararono per loro. Così in quel giorno fu disposto tutto il servizio del Signore per celebrare la Pasqua e per offrire gli olocausti sull'altare del Signore, secondo l'ordine del re Giosia. Gli Israeliti presenti celebrarono allora la Pasqua e la festa degli azimi per 7 giorni. Dal tempo del profeta Samuele non era stata celebrata una Pasqua simile in Israele, nessuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua come questa, celebrata da Giosia insieme con i sacerdoti, i Leviti, tutti quelli di Giuda ed Israele presenti e gli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata nel 18° anno del regno di Giosia. Dopo tutto ciò, dopo che Giosia aveva riorganizzato il Tempio, Necao, re d'Egitto, salì a combattere a Carchemis sull'Ifrate. Giosia uscì incontro a lui. Quegli mandò messaggeri a dirgli: «Che c'è fra me e te, o re di Giuda? Io non vengo oggi contro di te, ma sono in guerra contro un'altra casa ed Dio mi ha imposto di affrettarmi. Pertanto non opporti a Dio che è con me, affinché egli non ti distrugga». Ma Giosia non si ritirò. Deciso ad affrontarlo, non ascoltò le parole di Necao, che venivano dalla bocca di Dio, e attaccò battaglia nella valle di Megiddo.
gli arcieri tirarono sul re Giosia. Il re diede quest'ordine ai suoi servi: portatemi via, perché sono ferito gravemente. I suoi servi lo tolsero dal suo carro, lo misero in un altro suo carro e lo riportarono a Gerusalemme, ove morì. Fu sepolto nei sepolcri dei suoi padri. Tutti quelli di Giuda e di Gerusalemme fecero lutto per Giosia. Geremia compose un lamento su Giosia, tutti i cantanti e le cantanti lo ripetono ancora oggi nei lamenti su Giosia, è diventata una tradizione in Israele. Esso è inserito fra i lamenti. Le altre gesta di Giosia, le sue opere di pietà secondo ciò che è scritto nella legge del Signore. Le sue gesta, dalle prime alle ultime, sono descritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Secondo libro delle Cronache, capitolo 36. Il popolo della terra prese Joacaz, figlio di Giosia, e lo proclamò re, al posto del padre, a Gerusalemme. Quando divenne re, Joacaz aveva 23 anni, regnò 3 mesi a Gerusalemme. Il re d'Egitto lo destituì a Gerusalemme e impose alla terra un tributo di 100 talenti d'argento e di 1 talento d'oro. Il re d'Egitto nominò re su Giuda e Gerusalemme il fratello Eliakim, cambiandogli il nome in Joachim. Quanto al fratello di lui, Joacaz, Necao lo prese e lo deportò in Egitto. Quando divenne re, Joachim aveva 25 anni, regnò 11 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio. Contro di lui salì Nabucodonosor, re di Babilonia, che lo legò con catene di bronzo per deportarlo a Babilonia. Nabucodonosor portò a Babilonia parte degli oggetti del Tempio del Signore, che depose a Babilonia nella sua reggia. Le altre gesta di Joachim, gli abomini da lui commessi e ciò che risulta a suo carico, sono descritti nel libro dei re di Israele e di Giuda. Al suo posto divenne re suo figlio Joachim. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni, regnò 3 mesi e 10 giorni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. All'inizio del nuovo anno il re Nabucodonosor mandò a prenderlo per deportarlo a Babilonia con gli oggetti più preziosi del Tempio del Signore. Egli nominò re su Giuda e Gerusalemme suo fratello Sedecia. Quando divenne re, Sedecia aveva 21 anni, regnò 11 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio. Non si umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava in nome del Signore. Si ribellò anche al re Nabucodonosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in nome di Dio. Egli indurì la sua cervice e si ostinò in cuor suo a non far ritorno al Signore, Dio d'Israele. Anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa nelle sue mani. Portò a Babilonia tutti gli oggetti del Tempio di Dio, grandi e piccoli, i tesori del Tempio del Signore e i tesori del re e dei suoi ufficiali. Quindi incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi.
Il re deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano. Attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia, finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga.